Allora diamo inizio a questo convegno dal titolo Aver cura della cura. Io sono qui in rappresentanza del Dipartimento e quindi porto i saluti dal direttore che non è potuto venire. Questo convegno è organizzato in primo luogo dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali su un progetto e coordinamento di Silvia Burini e Barbara Daroit. Silvia purtroppo non può essere presente perché è impegnata all'estero, Barbara invece è qui e farà i saluti anche lei. Ringrazio ovviamente la Fondazione Querini Stampalia di averci ospitato in questa bellissima sede, che insomma fa onore un po' anche alla città di Venezia avere un luogo così bello dove poter tenere un convegno. Ringrazio ovviamente i relatori, gli ospiti che sono venuti qui invitati al Dipartimento di Filosofia. La formula del convegno, più o meno l'avete vista dal programma, è una formula che prevede dei colloqui. Quindi non un convegno, diciamo così, standard in cui si fanno delle relazioni, ma un convegno in cui un membro del Dipartimento colloquia con un ospite attorno a questo tema, che è un tema che noi abbiamo voluto pensare come intreccio tra la filosofia, le arti e in genere tutto il problema che riguarda la cura. E difatti il tema è articolato in differenti sessioni che, come dire, cercano di intrecciare le diverse componenti di questo tema della cura. Tra l'altro il tema della cura è un tema filosofico per eccellenza. Forse tutti non sanno che a partire dal Novecento, soprattutto a partire dall'opera di Martin Heidegger, Essere e Tempo, la cura ha avuto si è sviluppata come tema filosofico per eccellenza. Insomma, Heidegger dice all'interno del tema della cura ci sono tante componenti, ma tra queste c'è soprattutto quella del prendersi cura. E la tesi heideggeriana è quella che noi conosciamo il mondo non attraverso un rapporto, come dire, spettatoriale, in cui guardiamo le cose, le contempliamo, come era la vecchia programma della filosofia greca, basta la teoria e contemplare le cose in maniera asettica e neutrale. Noi conosciamo le cose quando ci prendiamo cura delle cose. Cioè il prendersi cura del mondo, dell'arte, della natura, dei rapporti con gli altri, il prendersi cura implica la conoscenza. Cioè la conoscenza passa attraverso un rapporto che potremmo chiamare, come dire, empatico, di sentimentale, passionale. La conoscenza non è qualcosa che avviene in maniera asettica, ma avviene attraverso questo rapporto, come dire, di coinvolgimento emotivo. Ecco, il coinvolgimento emotivo col mondo è il modo migliore per conoscere il mondo e quindi per avere un rapporto con le cose. Questo è il grande tema filosofico lanciato da Martin Heidegger, che ha poi attraversato in vari modi, è stato ripreso, ritradotto da vari protagonisti della filosofia del Novecento. E in questo senso allora il tema della cura è diventato tema filosofico. E per questo un dipartimento che è anche un dipartimento di filosofia ha voluto lanciare questo tema per poterlo proporre, come dire, in tutta la varietà delle sue differenti articolazioni. Ecco, credo che questo sia un po' il motivo che ci ha condotto a questa scelta. Detto questo, lascio la parola al direttore della Fondazione Querini Stampalia, che è qui alla mia destra, Maria Gusta Lazzari, prego. Grazie, buongiorno e benvenuti alla Fondazione Querini Stampalia. Allora, quando mi è stato proposto di partecipare all'organizzazione di questo convegno, ovviamente ho aderito volentieri, molto volentieri, uno per la collaborazione storica e continua con l'Università di Ca' Foscari, che si è declinata in diverse forme nel corso degli anni. Da oltre 15 anni un nostro bibliotecario tiene il corso di catalogazione bibliografica, decine e decine di studenti di Ca' Foscari hanno collaborato con la Fondazione e hanno imparato un mestiere facendo stage, tirocini, formazione fuori sede. Hanno imparato quindi a lavorare, cos'è da dentro, appunto occupandosi di biblioteca, di museo, di attività culturali, di sviluppo. E inoltre con due mostre, la collaborazione col Centro Studi sulle Arti della Russia, Glazunov e Brushkin, prima ancora che venisse poi premiato alla Biennale. Il secondo motivo è che la cura è uno dei compiti principali del nostro fare quotidiano, oltre ad essere una delle attività più importanti degli esseri umani. Nel suo testamento il nostro fondatore Giovanni Querini scrisse che la Fondazione doveva promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline, che nelle stanze da lui abitate dovevano esserci camere per adunanze serali di dotti, sì nazionali che forestieri,
e che per comodo degli studiosi dovevano esserci stufe e tappeti per l'inverno. Allora, la Fondazione ha fatto di queste indicazioni la sua mission, ovviamente declinata di decennio in decennio a seconda di come stava cambiando il mondo all'esterno. Quindi conservazione, valorizzazione, fruizione delle opere artistiche e librarie che ci sono state consegnate si integra completamente con la cura nell'aprire tutti i giorni il palazzo, ma con la cura dei luoghi e delle persone che li frequentano. Cioè, gli studenti, voi stessi probabilmente che affollate la nostra biblioteca, non fruite soltanto di sale belle e confortevoli, ma respirate anche la qualità degli spazi e dei servizi. Le proposte culturali programmate dalla Fondazione, le lampade di Carlo Scarpa sui tavoli ottocenteschi della biblioteca, le sedie di legno intagliate con lo stemma della famiglia, i grandi interventi di architettura contemporanea, di cui questo è un esempio, all'interno di un palazzo del Cinquecento, gli artisti contemporanei che interpretano i nostri luoghi, le nostre raccolte e che qui vengono accolti con amore, contribuiscono e sollecitano quasi senza parole un'educazione al gusto, alla qualità, allo stile dei nostri ospiti. Noi non ci preoccupiamo per loro, ce ne occupiamo, ne abbiamo attentamente e appassionatamente cura. Martedì prossimo apriremo al pubblico un nuovo pezzo di museo. Si tratta della collezione delle opere d'arte, arredi e della biblioteca veneziana della Cassa di Risparmio di Venezia, che ora è stata acquisita dal gruppo Intesa San Paolo. Con un'operazione di grande qualità e lungimiranza, la banca ha deciso di affidare questa splendida collezione alla Fondazione Querini Stampaglia per una restituzione simbolica alla città di un bene che qui è stato raccolto e collezionato nel tempo. Tra una settimana quindi sarà possibile godere qui di un tintoretto di 5 metri, di due canaletto, di caffi, martini, di 2000 volumi che vanno dalla metà del 400 fino all'800 e che raccontano la straordinaria storia dell'editoria veneziana, oltre a stampe, disegni, incisioni, a un'altra pianta di Venezia del De Barbari che si affianca a quella che già la Fondazione possiede. Proprio per in qualche modo aver cura di queste cose, aver cura di chi altrimenti non entrerebbe in contatto, soprattutto con la parte libraria che di solito viene consultata solo dagli addetti ai lavori, abbiamo deciso di aprire in biblioteca un'altra sala, una sala aperta anche al pubblico dei turisti, dove racconteremo delle magnifiche, straordinarie storie, soprattutto di Venezia, proprio mettendo insieme il nostro fondo antico con questo fondo antico che ci viene, che è stato depositato e che ci viene quindi affidato. Anche questo è una vera cura delle cose e delle persone in modo diverso. Quindi ringrazio Silvia Burini e Barbara Daroit per aver pensato a noi per questa attività e vi lascio alle cure dei tanti e diversi professionisti che entreranno nel merito delle cose. Buon lavoro. Grazie. E passo quindi la parola sì, a Barbara Daroit. Grazie. Io vorrei dire brevemente qualche parola anche a nome di Silvia Burini, che non poteva essere qui oggi perché è impegnata all'estero e che però si è fatta carico, devo dire, della maggior parte del lavoro organizzativo che sta dietro queste due giornate. Come anticipava il professor Cortella, questo convegno inaugura una serie di iniziative periodiche del nostro dipartimento che abbiamo voluto chiamare le DFBC Lectures, e queste iniziative sono pensate come momenti di riflessione del nostro dipartimento e sul nostro dipartimento, che però si apre alla città. E quindi da questo punto di vista è molto importante per noi la collaborazione con le istituzioni cittadine. E aprendosi alla città mostra che cosa facciamo, chi siamo, che cosa c'è dentro questo
dipartimento, e quello che c'è dentro questo dipartimento è qualcosa di molto complesso e composito, perché animano la vita del dipartimento storici delle arti, filosofi, scienziati sociali, pedagogisti. E Silvia e io, nel pensare a un tema che potesse raccogliere l'interesse, diciamo, multidisciplinare dei colleghi del dipartimento, abbiamo proprio pensato a questo tema della cura. Siamo partite da un'accezione molto ampia del concetto, del termine di cura, che si ispira a una classica ormai definizione di John Tronto. John Tronto dice che la cura è tutto ciò che facciamo per conservare, per continuare, per riprodurre, per riparare noi stessi, gli altri intorno a noi, le nostre relazioni con gli altri e il mondo intorno a noi. E in questo quadro ci sembrava che fosse possibile mettere a fuoco problemi, temi, dilemmi, idee, proposte trasversali alle discipline a cui facevo cenno prima. Quindi pensavamo alla cura come cura dell'arte, all'arte della cura, alle rappresentazioni della cura, all'etica della cura, alla cura in relazione allo sviluppo scientifico e tecnologico, alla cura come lavoro e al lavoro di cura, alla cura in rapporto alle relazioni e quindi l'autonomia, la dipendenza, l'interdipendenza, e alla cura in relazione alla giustizia sociale, quindi in relazione all'uguaglianza, alle disuguaglianze. Pertanto, sulla base di queste idee, abbiamo costruito insieme ai colleghi del Dipartimento che si sono mostrati interessati il programma che voi avete davanti per queste due giornate. Abbiamo cercato di dare, come si diceva, al convegno una struttura che rendesse accessibile i temi di cui parleremo anche a un pubblico non specialistico. E la modalità con cui diversi contributi saranno presentati, infatti, non è quella standard di un congresso scientifico. Abbiamo previsto delle sessioni, e dentro ciascuna sessione ci saranno delle micro sessioni di un'ora ciascuna, nella quale un nostro collega, un collega del Dipartimento, ma anche un ospite, di cui parleremo tra poco, animerà una conversazione con un invitato. Un invitato che proviene da altre università, da istituti di ricerca, da istituti culturali, e che ringraziamo ovviamente per aver accettato di essere qui con noi oggi e domani. Il curatore di ogni mini sessione avrà modo di presentarsi e di presentare i suoi ospiti, e poi si occuperà di gestire questa conversazione, avendo cura di conservare qualche minuto al termine di ciascuna sessione in modo da consentire le domande e le osservazioni da parte del pubblico. A questo proposito, questa bellissima sala prevede anche dei microfoni accanto a ciascuna poltrona, quindi pregherei il pubblico, nel caso ci fossero domande, di utilizzare i microfoni, perché tutto quello che ci diciamo qui oggi viene registrato e altrimenti le domande non potrebbero essere appunto registrate. Quindi la speranza che noi abbiamo coltivato organizzando questo convegno è che si potessero presentare dei punti di vista diversi sulla cura, e che si potesse anche sviluppare un dialogo che attraversa queste prospettive e queste discipline. Ovviamente ringrazio moltissimo la Fondazione Querini Stampalia che ci ospita, i colleghi che hanno voluto partecipare a questa esperienza, tutti gli ospiti, di nuovo Silvia Burini per il suo grande sforzo organizzativo, la dottoressa Alessia Cavallaro che ci ha aiutato moltissimo, e quindi vi auguro un buon lavoro, e lascio la parola alla curatrice della prima sessione, Chiara Bertola, che conversa con Lorenzo Benedetti. Grazie Barbara, curatrice della prima sessione, ma però sono curatrice della Fondazione Querini Stampaglia, credo ormai da quasi 30 anni,
e guardo la direttrice, perché il tema della cura per me è stato sempre un punto centrale per capire la mia attività e anche per costruirla dentro questo istituto. Nel 2008 mi sono cimentata a scrivere un saggio, un libro composto da diverse interviste fatte qui proprio alla Querini Stampaglia sul tema della cura, ed è diventato il curare l'arte, non so se per caso l'avete mai visto in giro, ma comunque quello che mi premeva a dire è che il mio il mestiere di curatore, e sono contenta che di fianco a me ci sia Lorenzo Benedetti che in maniera molto bella ha accettato di venire, poi eravamo anche dentro un evento che c'entrava con la cura e ci siamo incontrati lì ed è stato molto armonico tutta la cosa. Il mio mestiere della cura io l'ho imparato qui alla Fondazione Querini Stampaglia e facendo il mio mestiere di curatrice, e mi ha fatto capire quanto il luogo, no? Per esempio in questo caso la fondazione, che è una fondazione che non ha inizialmente una vocazione così forte, nel senso che non nasce come museo di arte contemporanea o come Kunsthalle o via dicendo, come fondazione di arte contemporanea, ma è invece tanti altri luoghi, una biblioteca, un museo antico, è una casa, è uno spazio didattico dove le persone devono venire qui a imparare, e un luogo di discussione. E allora era estremamente interessante e stimolante riuscire a capire come una germinazione o un seme del contemporaneo qui dentro poteva dare i suoi frutti, poteva essere messo, inserito e fatto crescere e anche curato. Quindi allora sottolineo sempre la questione del luogo, perché secondo me il luogo all'interno della cura, sto saltando molti passaggi rispetto alla definizione della cura. Prima il professor Cortella ha accennato in maniera molto rapida e super efficace questa questione di mettere in relazione la cura con la filosofia di Heidegger in essere tempo, e nel mio libro io all'inizio cito proprio il mito della dea cura, che è questo mito ripreso da Caio Iginio, che appunto Heidegger inserisce, che diventa famoso solo perché Heidegger lo inserisce nel suo essere tempo. Quindi mi è molto piaciuto questo attacco così in medias res, cioè dentro il cuore centrale della cura, che è dell'esperienza fenomenologica, cioè io devo avere esperienza delle cose per poterle conoscere, e la cura, direi in modo particolare, ha proprio questa tonalità, cioè la tonalità della esperienziale, cioè mentre io faccio le cose devo farle bene e devo curarle, devo far sì che queste arrivino a una loro trasformazione. Pensate a tutto l'elenco che prima Barbara faceva, e cioè l'etica della cura, le curare i malati, io dico la cura della conoscenza, cioè sono tutte azioni che necessitano un'azione di esperienza. E vorrei aggiungere a questo che per me è stato molto importante, e l'ho sempre un po' cercato, un po' capito come motore di funzionamento del rapporto tra il curatore e l'artista, e che è la dimensione dell'inquietudine. Allora, l'inquietudine, che è una tensione ovviamente, e che Hans Blumenberg ne parla parlando di Heidegger e di quel famoso mito della dea cura, dice che non è solo il take care inglese, che è una declinazione della parola cura, no? Il prendersi cura e quindi il fare attenzione, rilevarne i dettagli, cioè fare attenzione che intorno ci sia sempre un qualche cosa di lavorato. È proprio la dimensione dell'affanno che io continuamente devo mettere dentro questa dimensione della cura, cioè se io smetto di avere quel tipo di attenzione, di affanno, quindi di tensione inquieta, che ovviamente è un'apertura di un qualche cosa d'altro, io smetto di avere quella tensione e quindi smetto di avere quella cura, smetto di far sì che quell'esperienza fenomenologica, quell'esperienza che io sto vivendo vada avanti. Tutte queste parole le sto dicendo veramente un po' in libertà, perché è un tema che mi appartiene molto, che sento moltissimo, e
però non vi ho finito di dire che l'importanza del luogo in questa triangolazione tra il curatore e l'artista, di cui ho accennato velocissimamente questa questione della conoscenza e dell'inquietudine, è il luogo come un terzo soggetto. Per me è stato molto importante, perché il luogo della Querini, che era un non luogo tra virgolette per il contemporaneo, perché non era così diciamo non vocazionale, non era identitario, ha fatto spazio, ecco qui di nuovo un'altra dimensione interessante della cura, cioè ha fatto spazio dentro la sua storia, dentro il suo passato, dentro il suo pieno di gesti, di segni della storia e dell'arte, al contemporaneo, cioè agli artisti del presente. Allora, questa cosa qui è molto interessante, perché a me ha fatto capire quanto questa dimensione, che era in fondo un saturo, appunto un tutto pieno, torno a dire, un già tutto occupato, non c'è spazio per gli artisti, diventasse invece una risorsa estremamente come dire, importante da aprire, da offrire agli artisti contemporanei. E così credo sia stata, cioè i progetti che sono stati fatti qua sono tutti progetti necessariamente site specific, cioè questa è una condizione che ho capito nell'andare avanti, che era necessario e soprattutto interessante per noi, istituto, e per l'artista che si trovava a stare in questa, scusate, non c'ho una specie di raspina, comunque l'artista che viene qua deve farsi spazio, ma deve trovare uno spazio dialogando, quindi mettendosi in una posizione di apertura e anche di ricerca e di tensione, ecco di nuovo che troviamo quella dimensione della tensione inquieta con il luogo. Allora io ho detto tante parole sparse, ma era per lanciare un po' un ponte al mio collega che sta qui di fianco, che adesso però vi presento, e non è a caso che ho finito con la parola luogo, perché il curatore che adesso vi presento, che è Lorenzo Benedetti, è un curatore a mio avviso estremamente vitale. Io l'ho conosciuto in maniera molto rapida, nel senso che l'ho visto in azione, lo conosco per quello che ha fatto in giro, è uno di quei curatori italiani che lavorano da tantissimo tempo fuori d'Italia. Lui adesso è diventato da un anno, poi comunque Lorenzo magari racconterà lui meglio le sue esperienze, però mi interessava sottolineare questa questione del luogo, perché lui ha avuto una serie di esperienze con luoghi diversissimi, con istituzioni diverse, e ogni volta ha dovuto in qualche modo tagliare, cucire il vestito giusto per quella istituzione. Allora lui è stato curatore al Theater di Amsterdam, e adesso è il direttore del Kunstmuseum San Gallo in Svizzera, e sono quindi anche qui due esperienze, due luoghi diversi. Io qui ho sottolineato moltissime altre cose che Lorenzo ha fatto. Credo che nella tua passata esperienza, cioè qua c'è scritto dal 2008 al 2014, quindi insomma un bel po' di tempo, hai diretto l'Art Center del Blizzard, non so se lo pronuncio giusto, che e poi prima ancora sei stato curatore al Marta di Hereford, che questo qui è un luogo storico comunque insomma importante anche per questa figura di Janut con cui tu hai potuto collaborare. E a me faceva piacere anche per altre cose che Lorenzo ha fatto in Italia hai collaborato con questo luogo, questa galleria, prima ne parlavamo, che è molto strana, e mi fa piacere che è un dato biografico nostro, curatoriale, perché anche noi come alla Fondazione Querini in Stampaglia abbiamo collaborato con loro, e si tratta di Dora e Mario Pieroni, che sono due figure importantissime per l'arte, direi, italiana e non solo, per il loro modo anche qui particolare di essere galleristi, cioè non sono galleristi, sono dei curatori, perché hanno un rapporto fortissimo con gli artisti, seguono i progetti degli artisti, aiutano gli artisti a realizzare i loro progetti.
Io l'ho visto in modo preciso con tutte le volte che abbiamo qui in fondazione e a Venezia lavorato con Jona Friedman e Jean-Baptiste de Cavelle, l'ho visto con Jimmy Durham e tutto il rapporto di affetto e di affanno che c'era intorno a questo loro modo di fare, e mi ha fatto capire quanto dentro il loro essere come si può dire galleristi, ecco, la cura fosse, avesse una parte centrale nel loro modo di fare. Quindi questo è di nuovo un'accezione, e che combinazione Lorenzo ha lavorato e collaborato molto con loro, e anche io e noi abbiamo fatto ottime esperienze. E poi l'altra cosa che mi interessava di sottolineare è che tu hai creato anche un luogo, insomma, che è questo del Centro della Sound Art a Roma, e questo mi interessa, io non lo conosco molto, mi farebbe molto piacere che poi diventasse anche un punto di dialogo fra di noi. Ecco, io adesso ho detto tante cose sparpagliate, ma mi interessava soprattutto cominciare a innescare una tensione di dialogo fra me e Lorenzo e poi voi. La parola dialogo, cioè l'ermeneutica, è un'altra di quelle filosofie o di quelle categorie che c'entrano con la dimensione della cura, cioè fra un curatore e un artista all'inizio c'è un tempo in cui si devono diciamo mettere in fila le parole, creare il paradigma o il vocabolario, perché si costituiscono le parole che iniziano a passare tra un soggetto e l'altro. E quindi io adesso spero di aver creato un po' di parole, che però vorrei che prendesse una di qualcuna di queste la prendesse Lorenzo, ma chiederei soprattutto la tua esperienza di curatore. Mi interesserebbe capire, al di là dell'elenco delle cose che hai fatto, che sono moltissime e che le possiamo trovare ormai in internet ovunque, a me interessa il come tu hai vissuto questa dimensione della figura del curatore, ma come ci sei arrivato anche, perché è una cosa che a me interessa capire. Tante grazie per l'invito, molto piacere essere qui in questo luogo, nella Querini Stampaglia, che è un museo fantastico. Ringrazio Chiara Bertola per essere qui, e anche tutti gli organizzatori di questo incontro, che è molto importante, proprio questo della cura, perché è la figura del curatore è una figura abbastanza particolare nel campo artistico, perché è relativamente recente, non è che una figura che esiste da tantissimo tempo, si è molto rafforzata questa definizione negli ultimi due decenni. Prima era un termine più difficile, soprattutto legato alla conservazione, e diciamo si sblocca in particolare con in realtà storicamente un po' nel periodo concettuale, quando l'arte concettuale ha cominciato a diffondersi alla fine degli anni 60-70, si sono venuti a formare i famosi curatori, che un po' fanno la storia della cura. Ecco, io ho studiato storia dell'arte a Roma, adesso per dire una cosa un po' biografica, che è alla Sapienza, con ottimi corsi, tra cui ho seguito molto anche storia dell'arte veneta, poi c'era la storia dell'arte fiammingo olandese, la storia dell'arte moderna, e alla fine mi sono concentrato sull'arte contemporanea, e mi sono concentrato proprio su questo momento della produzione, ecco perché poi studiando tutti i periodi storici, quello forse che mi è interessato di più e dove poi è andata la mia attenzione è proprio quel momento in cui si crea l'arte. E pensando lì all'epoca, erano inizio degli anni 90, mi chiedevo sempre, ecco, questa cosa, che molte persone che studiavano qualsiasi cosa non conoscevano niente di arte contemporanea, e allora mi pensavo sempre, non è possibile studiare Giotto se non si sa chi è Beuys, o che cos'è l'arte povera, che cos'è, ad avere almeno un minimo, no, di idea, di che non essere uno specialista, ma almeno sapere chi è Beuys. Perché ovviamente l'arte antica la guardiamo sempre da un punto preciso, che è il punto dove siamo adesso, da contemporaneo, e questo è sempre successo, succederà sempre, e questo mette in realtà in uno stato di relatività tutto quanto, cioè tutto cambia a seconda del punto in cui lo guardiamo, per cui c'è questa costante trasformazione di come studiamo l'arte, di qualsiasi periodo, di come la conserviamo, di come la mostriamo, di come la mettiamo in combinazione con
il nostro tempo, con il nostro momento. Quello è quello che mi interessava, appunto, poi per andare proprio quello che si lega di più all'idea di curatore, diciamo, è proprio l'idea di contemporaneo, cioè il curatore si lega al contemporaneo, perché anche se è un curatore di arte antica, il curatore si lega al contemporaneo per un fatto molto semplice, per il fatto che la dimensione della mostra è una dimensione che moltiplica qualsiasi cosa per un pubblico di un certo periodo, perché la mostra appunto è una mostra che dura appunto temporanea, almeno per le mostre temporanee c'è un certo tempo, e in questo tempo appunto succede che le persone possono vedere qualche cosa. Ecco, mi ha fatto molto piacere che ha usato questa parola dialogo, perché credo che una delle cose che si forma all'interno di una mostra è l'idea di un dialogo, e che è la cosa che forse un po' differenzia dalla critica, appunto dalla figura del curatore, si differenzia da quella del critico, perché il curatore dà un'apertura più ampia rispetto al critico, il critico dà, diciamo, una definizione più precisa, invece il curatore apre all'interno del contesto della mostra, con contesto di dialogo, a diverse interpretazioni, diversi modi di vedere e di capire e di sviluppare l'arte. Dunque, Roma, questa cosa su Beuys, che dicevo che bisogna sapere chi è Beuys, è perché bisogna avere cura, no, dell'arte antica, avendo cura anche del contemporaneo. È una responsabilità avere cura e conservare i monumenti, e c'è una stessa responsabilità nel produrre nuove cose che poi le generazioni successive devono conservare, cioè sono due responsabilità, per cui non si può avere solo la responsabilità di tenere un patrimonio senza quella di produrne uno nuovo, che è il nuovo patrimonio ovviamente, e credo che questo contesto qui della Corinne Stampaglia sia una specie di manifesto proprio di come non esiste veramente una definizione netta tra contemporaneo e antico, perché chi fa una definizione netta si pensa solamente a un periodo molto corto, molto breve, che è quello nostro, cioè quello contemporaneo. Il periodo contemporaneo è un periodo piccolissimo se si vede a confronto, no, del periodo storico, no? Oppure anche un'altra importantissima prospettiva è il futuro. Appunto, io quando faccio una mostra penso sempre fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, che significato, che valore può avere. Quello è anche fondamentale, perché lì si capisce anche quando una mostra non diventa una cosa di puro consumo, ma diventa anche un investimento, per capire che bisogna fare spesso delle scelte difficili che non sono molto popolari per il grande pubblico, però sono importanti per costruire anche uno sviluppo della cultura e della cultura contemporanea. Per cui qui in questo luogo ci sta una combinazione di elementi fondamentali che fa poi Venezia questa città estremamente interessante, perché è ormai da tanto tempo la capitale dell'arte contemporanea, non solo in Italia ma al mondo. Cioè, una città così ricca di storia dell'arte, contemporaneamente è pure la città dove tutto il mondo, l'arte contemporanea, tutto il mondo viene, che è un esempio fondamentale come non solo è possibile far convivere le due cose, ma Venezia è la dimostrazione che le due cose insieme, cioè l'antico e il contemporaneo, stanno benissimo. E adesso ovviamente il sistema dell'arte è un sistema globale che appunto attraverso i mezzi di comunicazione, le possibilità di diffusione si lega tutto il mondo insieme, e Venezia trae tanti vantaggi da questa situazione, perché ovviamente attraverso questa struttura della Biennale di Padiglioni crea un dialogo, una geografia appunto internazionale in cui tutto il mondo vuole entrare in dialogo, per cui si crea questo rapporto incredibile tra contemporaneo, questa storia del contemporaneo. Sì, no, ti volevo solo aggiungere questa cosa, ti ringrazio che ti sei soffermato sulla questione del dialogo, il dialogo tra il passato e il contemporaneo, e soprattutto quello che noi facciamo qua alla Querini. Allora, il progetto che da 20 anni abbiamo alla Querini Stampaglia per quanto riguarda il contemporaneo si chiama Conservare il futuro, e cioè quello che diceva Lorenzo prima, questa che mi corrisponde moltissimo, è questa questione che i patrimoni, patrimoni che noi ereditiamo e che abbiamo quindi il dovere di conservare in qualche modo, devono essere comunque, secondo me, considerati come dei patrimoni viventi e non come dei patrimoni semplicemente
catalografici, cioè non è interessante se noi chiudiamo questi patrimoni dentro delle teche o dentro degli archivi e non abbiamo la possibilità di renderli vivi. Allora, certamente gli studiosi fanno esattamente quel lavoro interpretativo di tirare fuori e di mettere in relazione i dati e le storie, e il curatore, in questo caso mi sento io responsabile in questo luogo, è interessante quando gli artisti mettono o risvegliano o raccontano in maniera diversa o ci fanno vedere in maniera diversa storie che ormai sono, come dire, congelate nel museo che attraversiamo ogni giorno e che non riusciamo neanche più a vedere. Allora io avrei veramente moltissimi esempi che hanno dato, restituito delle cose straordinarie che qualcuno di voi forse ha visto, altri no. Io mi ricordo solo quando abbiamo invitato Georges Adeagbo, l'artista africano, a venire qui, ed è stato un esempio straordinario di post-colonial studies messo in pratica, perché lui è venuto qui, ha attraversato il museo con il suo sguardo, ha chiesto di prendere, ha preso delle immagini del museo, le ha portate nel Benin dove lui vive, poi di fatto, e le ha date a degli artigiani e a degli artisti del luogo perché interpretassero e ridipingessero queste immagini, con le quali loro ovviamente non avevano nessun tipo di rapporto e di conoscenza, e ce le ha rispedite al mittente, e poi le ha riportate qua e le abbiamo esposte. Allora, questo rompere una verticalità e comunque una nello sguardo e nella priorità dei valori di una storia, di una cultura, è assolutamente interessante, cioè mettere insieme da una persona che non ha conoscenza e che ha delle altre storie, che ha delle altre culture e quindi ha una libertà che noi non possiamo più avere perché abbiamo creato delle sistemi di, come dire, di categorie o di primo e ultimo, delle classificazioni che hanno in qualche modo bloccato o fermato certe relazioni e quindi certe crescite. Lui ha rotto con una libertà che noi non possiamo avere e ci ha permesso di vedere le nostre storie annoiate, congelate, che non ci dicono più niente, di nuovo vibrare o comunque riraccontarci delle altre cose. Questo era un esempio eclatante, molto facile, perché era un artista che arriva da un'altra cultura e quindi ecco, però questo è un modo, quando dico è importante che i curatori tengano sempre presente questa dimensione. Kabakov ce l'ha detto: where is our place? Dov'è il nostro posto? Cioè non è che nasciamo vuoti senza nessuna relazione, nasciamo inscritti dentro la famosa narrazione, no? Che è banale dirlo, ma però nasciamo pieni di cose, pieni di relazioni, dentro di noi risuonano un sacco di storie, no? Voltanski è un artista che lo mette in continuazione in evidenza queste, e quindi questo fatto di invitare gli artisti a capire in quale relazione, a restituircela a noi, a farcela vedere, io la trovo estremamente produttiva, insomma estremamente interessante. C'era però un tema che mi sembra che volevo che Lorenzo tirasse fuori, ed è la questione della tu prima hai detto il curatore nasce da una trasformazione, giustamente negli anni 70, dalla figura del conservatore si abbassa un po' quella dimensione contemplativa protetta dentro i musei, no? Che dove l'arte in quel momento lì viveva per lo più, e l'arte è uscita anche dal museo, è diventata la creatività al potere, siamo in un momento di grandissima ansietà politica e culturale, per cui l'arte anche, nascono lì, c'è spazio perché i curatori vengano fuori, non più figure critiche chiuse dentro uno studiolo a scrivere un testo critico, ma la mostra diventa un testo critico anch'essa, e quindi c'è una nuova figura che però si comincia a formarsi sui resti di tante altre figure, perché il curatore, sappiamo, nasce certamente anche un conservatore di museo, perché nasce un po' da lì e ha dietro la coscienza di che cos'è un museo, però è anche un manager, perché in qualche modo deve avere a che fare con dei budget e con delle denari che vanno trovati per eseguire il suo lavoro,
è anche un architetto, tra virgolette, perché ha comunque una relazione molto potente con gli spazi, ed è un filosofo perché deve sapere quello che dice, deve sapere interpretare, è un critico quindi. Però in tutto questo a me interessa moltissimo la dimensione dell'etica della cura, che prima è stata tirata in ballo, ed è un momento che mi sembra, e qui te lo chiedo Lorenzo, ci si stia sempre di più noi curatori allontanando, cioè le mostre diventano veramente, e questo Celant l'ha detto in un bel convegno che è stato fatto alla Biennale tanti anni fa, elenchi di nomi più o meno, diciamo, voluti da un establishment oppure da una moda oppure da quello che è. Non c'è più la responsabilità etica o l'esercizio etico della scelta, cioè io come curatore mi assumo la scelta di aver indicato e individuato questo programma, questi artisti, e di lì, e quindi farli diventare delle parole critiche, etiche, e quindi che aprano anche delle relazioni con il nostro contemporaneo, cioè questo non so cosa ne pensi. Questo è fondamentale, credo proprio che sia quella dimensione del contemporaneo, per cui lavorare in questo margine quasi in bilico, appunto, di un momento in cui fare delle scelte, sapere quali sono gli artisti giusti o quali sono gli artisti importanti, e invece queste mostre, che sono queste liste di nomi, ecco, le mostre con le liste di nomi ci sono sempre state, no? Proprio dall'inizio, l'origine delle mostre per la grande borghesia a Parigi nei salon del 1700-800, cioè lì si capisce che ci sono queste gigantesche quadrerie, che l'importanza, appunto, tutte erano ammesse, diciamo, a mostrare, cioè, tranne appunto quelli che non erano capaci, oppure quelli che erano troppo capaci erano esclusi, no? Perché erano troppo fuori dallo stato accademico, e poi l'importanza veniva data dall'altezza, no? del sul muro, per cui quelli più importanti per la giuria, per l'epoca, venivano messi allo sguardo, all'altezza dello sguardo, poi gli altri andavano più in alto, più in basso, e per cui anche lì c'era questa serie di mostre. Poi quella cosa interessante, ecco, mi sono interessato molto sulla storia di curatori, perché un problema della storia dell'arte è un problema che oggi è evidente capire, che Caravaggio, Rembrandt, Vermeer, però sono quasi tutti questi artisti sono stati visti molto in modo molto ambiguo nella loro epoca. Molti sono morti poverissimi, Caravaggio fino al 1800 le cose stavano nelle cantine, cioè la storia dell'arte, se si guarda la storia dell'arte nei vari momenti contemporanei, è tutta un'altra cosa, che non troviamo sconosciuti che hanno avuto posti importanti, sconosciuti per noi, all'epoca erano figure importanti, per cui noi abbiamo un'idea della storia dell'arte oggi, appunto, che è un'idea che cambierà come era diversa alcuni decenni fa, e lo stesso vale appunto per quello che riguarda il contemporaneo, per cui per esempio per una rivista che si chiama Cura ho scritto molti articoli che riguardavano curatori famosi, cioè che hanno fatto delle mostre, hanno fatto dei percorsi molto importanti. Per esempio uno di queste figure è Walter Ops, che è un curatore americano della California, che è importante per tutta la sua, anche questo termine, anche proprio questa attitudine, appunto, di sperimentare, di rischiare, di fare delle cose che sono importanti, però magari non sono evidenti per quel momento, per, diciamo, a livello istituzionale, perché poi ovviamente abbiamo questa anche grande differenza tra curatore indipendente e curatore istituzionale, per cui un curatore che lavora per dei progetti in diversi luoghi, invece è un curatore che lavora per un'istituzione, che sono, diciamo, che è le due tipologie principali di curatore. Io ho fatto tutte e due, ho fatto per parecchi anni, ho fatto indipendente, poi negli ultimi 15 anni invece più legato alle istituzioni. Però diciamo che Walter Ops, per esempio, è interessante perché lui realizza nel 1963 la prima mostra retrospettiva di Marcel Duchamp al Pasadena Art Museum, che era un artista per il grande pubblico totalmente sconosciuto, e infatti chi va a questa mostra sono tutti gli artisti, che sono da Andy Warhol, che sta a New York, che va a Los Angeles per questa mostra, e non va a Los Angeles invece per vedere la sua personale, la prima personale curata sempre da Walter Ops nella Ferus Gallery,
che è un piccolo spazio indipendente che fa la prima mostra di Andy Warhol, non ci va, però va a vedere Marcel Duchamp. E allora lì è interessante capire come poi lui avrà tantissimi problemi, infatti sarà licenziato l'anno dopo da questo museo, perché ovviamente all'epoca ancora era difficile fare Marcel Duchamp. Per esempio Ponto sul Tenne, un altro curatore molto importante, è stato anche a Venezia, Palazzo Grassi, per un po' di anni, e lui era una figura fondamentale perché faceva parte di un circuito europeo degli anni 60 dove invitavano appunto i grandi artisti a fare le mostre, che oggi sono grandi, ma all'epoca erano le prime mostre che facevano, e lui stava a Stoccolma, al Moderna Museet, e poi è stato il primo direttore del Centre Pompidou, e lì c'è questa interessante intervista che fece, che disse appunto il presidente del Centre Pompidou, chiese a Ponto sul Tenne: e qual è la prima mostra, Monsieur Tenne, che volete fare a Centre Pompidou? Lui dice: credo che sia importante fare Marcel Duchamp. E lui disse: e chi è Marcel Duchamp? Alla fine degli anni 70 appunto ancora tanta gente non conosceva qualcuno che oggi ovviamente è una delle figure chiave dell'arte contemporanea, dell'arte moderna. E lì ci sta questo processo appunto di con che velocità in realtà cambia la percezione della storia dell'arte recente, no? per il grande pubblico, e fare le mostre va molto veloce, per cui le cose cambiano abbastanza, ogni decennio ci sta un cambiamento forte. Ecco, questa è anche un po' la differenza, le due grandi mostre che ci sono al mondo rappresentative sono Venezia, la Biennale, e Documenta a Kassel, sono poi due, e Documenta in un certo senso ha un vantaggio rispetto a Venezia perché essendo una mostra che con cadenza quinquennale ha dei termini più ampi per far vedere dei cambiamenti, invece Venezia che c'è ogni due anni è difficile vedere ovviamente un cambiamento ogni due anni, però è interessante vedere appunto come con che velocità si muove l'arte contemporanea e con che dinamiche bisogna essere anche pronti a capire che cosa è una cosa per il futuro. E spesso guardando gli artisti sono molto anche attenti, c'è questa cosa che diceva Gambin sul contemporaneo che è inattuale, che mi interessa sempre questa definizione, che è una cosa, dice, che cos'è contemporaneo? Inattuale, no? Che è fondamentale perché l'attualità, no? Certo. È una cosa legata a un momento che però poi non è più attuale, invece l'arte contemporanea deve essere inattuale perché non è legata solamente a questo specifico momento in cui viviamo, ma è appunto qualcosa che fa riferimento al passato e a questa grande responsabilità di lasciare qualcosa al futuro. Ecco perché lavorare in un certo modo sul contemporaneo permette di generare una struttura che poi rimane nel tempo, che ovviamente questa posizione qui è una posizione complicata perché non è facile da leggere, da accettare in un momento in cui è ovvio accettare il passato, ma appunto come dicevo prima un passato è molto complicato perché il passato per noi sono certi valori, all'epoca no, per cui questa serie di articoli che scrivo sui curatori mi interessa molto perché lì si vede proprio questa responsabilità di certe persone che hanno fatto alcune scelte non semplici, però che alla fine sono determinanti, sono questi anche momenti fatali dell'arte contemporanea. Adesso a tutti, ad esempio When Attitudes Become Form, che l'hanno rifatta qualche anno fa qui alla Fondazione Prada, era una mostra del 69 fatta a Berna, nella Kunsthalle da Harald Zeman, una mostra che in realtà poi è stata fatta insieme allo Stedelijk Museum, cioè una mostra quasi gemella di Amsterdam, ed era una mostra che vedeva una giovane generazione europea e americana lavorare sul concettuale, lavorare sul contesto anche del museo, dello spazio espositivo. E questa mostra, che appunto è stata così celebre da aver fatto una ricostruzione di questa mostra all'interno di un palazzo appunto sul Canal Grande rispetto alla Kunsthalle di Vienna, che invece è un palazzo appunto fine Ottocento, fa capire appunto come l'importanza della mostra oggi diventa sempre più grande. Questo credo che sia fondamentale perché oggi le mostre vengono considerate quasi come opere, diciamo, tra virgolette, proprio la mostra stessa, ci sta una grandissima attenzione di rivalutare questo passaggio delle mostre non solo come un'esposizione di opere, ma
come un'opera stessa. Ecco, credo che quella cosa, l'operazione di Venezia fatta da Celan sulla mostra di Harald Zeman, sia proprio questa idea qui di vedere l'idea di mostre come un momento importante che si può rimostrare, perché è ovvio che quella mostra lì è stata un simbolo di un'epoca in cui tutta una nuova generazione ha diciamo sconvolto l'arte attraverso appunto tante posizioni che poi era molto diffusa all'epoca, perché la mostra di non era solo la mostra di Berna, ma c'era appunto Amsterdam, c'era Colonia, c'erano tanti altri luoghi in cui si realizzavano queste mostre. Però è interessante capire, ecco, la responsabilità, perché all'epoca Harald Zeman ha avuto tantissimi problemi, anche lui l'hanno cacciato dalla Kunsthalle di Berna per quella mostra, per cui uno capisce che qualcuno che fa una mostra di valore storico rischia, perché poi lui dopo Berna decide anche di non restare più non lavorare più con istituzioni, si rifugia a Tegna nel Ticino, rimane tutta la vita lì e fa questo posto incredibile che è questo suo studio pieno di informazioni, pieno di carte, di documenti che lui ha fatto appunto lì subito dopo, ha fatto la Documenta del 72 a Kassel, poi realizza tantissime mostre straordinarie e la cosa straordinaria di Zeman è che fa delle mostre molto importanti, molto grandi come Documenta, ma anche molto piccole come sul Nonno o su dei progetti che sono molto più, o su Monteverità, che è questo posto incredibile in Svizzera, per cui lui capisce che alla fine la figura del curatore è una figura di autore, una figura anche di qualcuno che produce qualcosa. Il suo archivio, che è che era un archivio bellissimo, che è tuttora un archivio bellissimo, è stato così importante che l'ha acquistato il Getty a Los Angeles, l'hanno comprato per diversi milioni, che è una cosa che da una parte è molto, molto importante, perché il Getty conserva benissimo gli archivi. Ecco, gli americani sono incredibili perché loro sono i migliori, sono i primi ad aver capito che gli archivi d'arte contemporanea, moderna, sono importantissimi. Noi, anche per esempio la Svizzera, credo che abbia fatto un grande errore a non investire per fare a Tegna un centro di curatori, perché qual è la cosa interessante anche da capire da Zeman, che viene considerato il più grande dei curatori di tutti i tempi, è che lui è stato il più grande curatore, però ha vissuto sempre in mezzo alle montagne, no? Per cui questo paradigma, no, che bisogna essere a New York, bisogna essere a Londra, a Berlino, non è così, cioè non è che bisogna essere, soprattutto oggi, ma in realtà si dice che tutta l'arte concettuale si è sviluppata in un certo modo perché c'erano le compagnie aeree che davano dei biglietti appunto a prezzi accessibili, no? Negli anni 60 hanno cominciato ad avere questa concorrenza delle varie compagnie aeree, si è diffuso tantissimo il volo, appunto quello intercontinentale e continentale, per cui era più facile far venire un artista che far venire un'opera, e quella è stata una, diciamo, delle dinamiche che ha cambiato, che ha forse anche creato un po' l'arte contemporanea, perché era facile far viaggiare qualcuno e far realizzare qualcosa in un posto, per cui tutto quello che vediamo come site specific, come installazione, come progetto appunto concettuale, è perché anche c'era una facilità per muoversi e per andare da un posto nell'altro, e questa cosa qui diciamo che è fondamentale di capire che oggi il centro, no, è dove si fa qualcosa di importante. Ecco perché poi c'è questa definizione di centro d'arte, anche interessante come legame, perché è il centro, che poi può essere un posto più o meno importante, è quello che crea poi un'attrazione, un'attrazione da un punto di vista appunto di lavoro, ma anche da un punto di vista di rete, perché poi si mettono in rete, ecco perché i luoghi dove sono più centri, più cose, creano delle dinamiche più interessanti. Per tornare sempre all'arte concettuale degli anni 60, è interessante vedere che si è sviluppata tantissimo, anche per gli artisti americani, tantissimo in quel triangolo che va dall'Olanda al Belgio al Nord Reno-Vestaglia, no? Questa concentrazione, anche insomma, concentrazione molto forte di abitanti in Europa, una delle più grandi, ma lì diciamo in alcuni anni c'erano le gallerie, i musei più importanti in assoluto. E' lì che si diffonde anche l'arte contemporanea, perché questi artisti possono fare tantissime mostre attraverso questo legame tra spazi pubblici, gallerie private, editori, no? Perché c'era poi Walter König che faceva i libri all'epoca, c'era uno
dei curatori anche più interessanti, Johannes Kladders, che sta a Krefeld, e lui realizza le prime mostre di Carlo André, di Daniel Buren, di Beuys, di Brotars, dentro un museo, perché le gallerie già lo facevano, ma il museo, dentro il museo lui ha fatto le prime personali di tantissimi artisti, e questo è interessante capire, ecco, una figura come Kladders, che poi Kladders in realtà in Germania negli anni 70 ha la possibilità di lavorare con Hans Online, l'architetto appunto di Vienna, e fanno il primo grande museo di questa generazione di architetti, che poi appunto come Botta farà parte degli architetti del postmoderno. E lui costruisce questa idea, Kladders, attraverso un legame molto forte con un architetto che è appunto Hans Online, a cui gli fa fare anche delle mostre, e lui pensa per esempio anche ai cataloghi. I cataloghi di Krefeld sono fantastici, perché sono delle scatolette dove c'era il discorso che faceva Kladders all'inaugurazione, e poi dentro c'era sempre qualcosa di un artista, per cui un oggetto o un piccolo libricino, e sono dei pezzi di antiquariato. Però lui in realtà li faceva perché non aveva i soldi per fare un catalogo normale, perché costava molto meno fare una scatoletta e mettere dentro il libretto, per cui è interessante anche vedere come l'idea di pensare sempre delle cose alternative, no? Invece di fermarsi, non si può fare, allora di trovare comunque dei altri mezzi, che spesso poi sono più interessanti magari di un catalogo che veniva fatto un po' in tutti i musei che avevano più mezzi. No, assolutamente, molto interessante tutto quello che ci stai raccontando e dicendo, però non ci hai detto la relazione con gli spazi, che è la domanda che io ti avevo fatto prima, perché secondo me è una, come qui è venuto fuori proprio per le caratteristiche dello spazio, un tipo di programma e quindi un tipo, io dico sempre, di vestito tagliato apposta per questo spazio. E io quando sono andata magari in altri posti fuori non ho potuto prendere questo e farlo diventare un XXL quando sono andata all'hangar, perché ovviamente dovevo centrare quel tipo di cioè quando il luogo diventa un organismo con il quale puoi relazionarsi e trovare uno spazio. Allora mi sembra che tu hai fatto cioè mi interessa la relazione che tu hai, il passaggio che tu hai fatto tra curatore indipendente, quindi fuori con una libertà e con una anche possibilità di invenzione, e invece la relazione con l'istituzione, che in genere è una rigidità o comunque un luogo dove ha delle restrizioni, cioè delle regole, cioè delle e mi interessa moltissimo come invece all'interno di quella dimensione, che poi invece è estremamente interessante, sia un'istituzione aperta. Vabbè, tu certo ti sei relazionato con istituzioni che hanno il contemporaneo già nella propria storia o, no, o vocazione, quindi insomma, però ecco, mi interessava che sottolineassi un po' questo, e poi mi devi presentare questo centro sul sound di Roma che hai, sulla sound art, che mi interessa anche molto saperne di più. Cioè, dunque, in realtà c'è quasi un'equazione che più difficile è lo spazio, più complicato è lo spazio, più per un artista è un momento per creare qualcosa di nuovo, per cui in realtà per non fare una cosa già fatta, questo è un po' anche il limite di quello che viene definito White Cube, che è questo spazio che in realtà non ti fa vedere se stai in un continente o in un altro, e fa parte diciamo di questo aspetto anche di mettere insomma tutto su uno stesso canone. In realtà io ho lavorato appunto per 7 anni in un centro d'arte nei Paesi Bassi, che era uno spazio gotico di un edificio monumentale che era il municipio di Middelburg, che era dopo Amsterdam una delle città più importanti nell'epoca appunto del secolo d'oro, e era un edificio molto caratterizzato da appunto da questo stile gotico, e dentro questo edificio c'era questa che si chiama sala che era un mercato della carne, perché essendo una città molto ricca si poteva avere addirittura un mercato intero per la carne, che era appunto un alimento molto costoso, e questo spazio appunto ha tutti questi costoloni, questo pavimento a scacchi neri e bianchi, per cui proprio il contrario, l'anti-white cube, che è, in realtà è interessantissimo, perché in quel modo tutti gli artisti devono confrontare con qualcosa di diverso e pensare l'arte contemporanea legata a questo posto, anche legata appunto a come si può mettere insieme un contesto che sembra appunto quasi una chiesa, un aspetto molto, molto legato a un momento storico diverso, per cui mettendo in crisi proprio questa cosa che diciamo prima sul contemporaneo, sul momento che è solo per quel momento lì,
appunto per questa combinazione di epoche diverse, per cui lo contemporaneo che si trova all'interno di un contesto antico ti toglie da questo, da questa specie di bolla temporale in cui pensiamo che tutto sia legato a questo momento. E lì appunto ho fatto delle mostre, tipo Jona Friedman, con Jona Friedman abbiamo sviluppato un museo, perché siccome essendo un monumento protetto non si poteva fare niente, allora io volevo fare, avere un'espansione del museo, allora ho chiesto a Jona Friedman di fare una specie di struttura utopica che potesse poi viaggiare, allora questo museo, che è quest'ala del museo, in realtà andiamo in giro in diversi posti, e per cui quello era uno dei momenti in cui si poteva pensare appunto al museo in modo diverso. Poi Jimmy Durham, che ha fatto un lavoro stupendo, che è stato anche qui, e lì è costruito questa installazione gigantesca fatta di soli cavi, che quando si entrava sembrava vuoto, poi in realtà c'è tutta questa struttura di cavi, era il titolo The Center of the World, che è poi il titolo che ha dato a questa serie di retrospettive che sono adesso in giro Whitney dappertutto, ed è appunto anche questa specie di ironia che c'ha Jimmy Durham, in cui riesce poi a comunicare dei messaggi molto importanti attraverso questo aspetto sottile, riesce a essere fortissimo. Questo credo anche la mostra che ci sia stata qua è legata proprio a questo suo aspetto di legare l'idea di desacralizzare un po' alcuni aspetti, ma facendo questo per guardare meglio, no? Per guardare con più attenzione gli ambienti. Invece per quello che riguarda appunto il suono nell'arte contemporanea credo che sia uno dei mezzi più interessanti, perché riesce a riempire lo spazio con il suono appunto senza doversi confrontare a livello visivo. Allora lì credo che ci sia uno dei momenti più interessanti anche dal punto di vista di questa difficoltà dell'immagine all'interno dell'arte contemporanea. Ad esempio le installazioni sonore sono, no, molto difficile da rappresentare, perché fanno, magari si vedono delle foto delle casse o delle, insomma, ma non si può avere un'immagine esaustiva appunto di un'installazione sonora. E questo aspetto mi interessava perché soprattutto negli ultimi anni, in realtà questo progetto c'è più di 10 anni del Sound Art Museum, ma negli ultimi anni appunto ci sta tanta arte contemporanea passa attraverso le immagini, cioè noi vediamo dell'immagine una mostra, pensiamo che l'abbiamo visto la mostra, perché è attraverso internet, attraverso nuovi mezzi di comunicazione, è molto facile fare delle immagini fatte molto bene, e ovviamente sì, sono immagini che danno un'idea, però ovviamente l'essere nella mostra è diverso, infatti col suono mette in crisi questa idea di avere solamente un'immagine. E l'altra cosa importante del Sound Art Museum è che noi abbiamo chiamato questo nome, è un progetto fatto insieme a Riccardo Gianni e Cesare Pedro Giusti nel 2004, e stava dentro un appartamento. L'appartamento appunto che lo spazio, un grande appartamento a Roma vicino a Piazza Vittorio, era dove c'era la sede di Radio Arte Mobile, fatta appunto da Dora Stiefelmeier e Mario Pieroni, che era una radio che aveva iniziato qualche anno prima a trasmettere via internet tutti i programmi legati all'arte contemporanea, che poteva essere pezzi sonori, tutto quello che era incontri, dialoghi, concerti. E da lì è nata anche l'idea di fare questo spazio, l'idea di museo. Che cos'è l'idea di museo? È interessante, perché poi col suono, no, non occupando nessuno spazio, all'epoca c'erano ancora i CD, perché pare sta tutto su una scatolina che qualche terabyte che c'hai tutto dentro, ma prima erano dei CD con i nomi, e c'era questo armadio che era stato fatto da Michelangelo Pistoletto, un grande armadio con tutti questi CD, il logo era fatto da Jimmy Durham, che ha fatto questo logo carino di Radio Arte Mobile, del Sound Art Museum, e l'idea è qual è? Che l'idea di museo si può fare con pochi mezzi, e questo, per esempio col suono basta un appartamento, un armadio per avere una collezione, sono più di 5.000 opere, con artisti da tutto il mondo, e abbiamo fatto una serie di mostre e una serie di attività legate al suono, e per questo, per pensare anche che l'arte contemporanea può cambiare anche l'idea di che cos'è un museo. Poi credo che il suono, anche, insomma, poi anche dal punto di vista storico, negli anni 70 c'erano tanti artisti che hanno fatto opere sonore, un aspetto appunto fortemente concettuale, ma è qualcosa che si lega molto allo spazio. Assolutamente.
siamo quasi in chiusura e comunque la cosa che mi fai venire in mente è che una serie di attività, come tu dici, lavorare in un museo in fondo non è così, no, complicato, non ci vuole chissà quali sì, possibilità, nel senso che per esempio il suono è un elemento super interessante. Noi qui avevamo un progetto che forse riusciremo a fare in futuro, ma tu immaginati l'area Scarpa, di Carlo Scarpa, è uno spazio incredibilmente ormai mitico, no? Cioè importantissimo per tutti, e abbiamo anche a Venezia un musicista come Nono, che è Luigi Nono, che negli anni ha omaggiato Carlo Scarpa con un pezzo di musica, componendo un pezzo che era appunto Tutti gli infiniti possibili, e l'idea era semplicemente di far suonare lo spazio di Carlo Scarpa con la musica di Nono, allora cioè che è niente, perché comunque lo spazio è già uno spazio installativo, un'opera molto importante, ma però piena di geometrie, una partitura spaziale molto importante, all'interno del quale divulgare o comunque installare o far suonare le note o la composizione di Nono sarebbe stato, cioè è una bella tensione, di nuovo una sua ragione molto forte. E comunque adesso noi dobbiamo chiudere, mi fanno dei segni, quindi io volevo solo riassumere velocemente, insomma, questa figura del curatore è una figura che si basa su un sapere senza fondamento, questo l'abbiamo capito, è un sapere che non ha manuali, non ha, questo lo dico perché ci sono qui delle allieve delle scuole di curatore, Lorenzo arriva da una scuola di curatore, però certamente non è sufficiente solo quel tipo di non si può tanto leggere o studiare sui libri, bisogna appunto fare, abbiamo visto prima un'esperienza, bisogna, io aggiungo la parola tempo, è fondamentale, e bisogna riuscire ad avere un dialogo, quindi la relazione ogni volta, vederla e metterla in atto con i luoghi, con gli artisti, con i materiali, con i linguaggi, e diventa un'apertura di senso enorme, una possibilità pazzesca che ogni volta il presente ha per capire appunto quel famoso, anche diciamo quella famosa eredità che è sempre un po', diciamo, pesante o comunque molto grande o anche congelata o incomprensibile. Cioè, allora è molto interessante che sia il contemporaneo a spiegarci quello che è stato, che era un po' quello l'inizio di Lorenzo quando dice bisogna, no, avere, come si chiama, non Borges, mi viene, per interpretare Duchamp è più facile che lo interpreti Beuys, che è uno storico di arte antica. Ecco, direi che le domande sarebbero mille e dovremmo andare avanti altre ore, però adesso sarebbe interessante che la cura passa, varca i confini di un altro linguaggio, se non sbaglio. Grazie mille a tutti voi e a Lorenzo. Grazie infinite per questo bel dialogo. Ci sono domande dal pubblico? Sì, prego. Ah, pensavo di aver visto una mano alzata, invece era solo un saluto. Okay. Ringrazio moltissimo. Io penso che dal mio personale punto di vista penso che ci siano due temi che sono stati affrontati in questo vostro dialogo, che io mi auguro possano tornare e immagino possano tornare nei contributi di altri studiosi, che sono, uno, quest'ultimo a cui facevi riferimento, che è il fondamento del sapere della cura. Da dove viene questo fondamento? È un tema che è rilevante per il curatore, ma è un tema che è rilevante per esempio nel lavoro di cura, nelle relazioni di cura. Perché io posso curare? Come faccio? Che cosa mi dice che sono capace di curare? Da dove viene questa conoscenza? E il secondo tema, secondo me fondamentale, di cui avete parlato all'inizio di questa conversazione, è quello della responsabilità. Io credo che tornerà il punto sulla responsabilità nella discussione sull'etica della cura, per esempio, ed è la responsabilità della cura, chi è responsabile di curare, e la responsabilità nella cura. Quindi penso che questa prima sessione ci abbia
già stimolati a riflettere in termini trasversali e multidisciplinari su alcuni temi. Quindi vi ringrazio moltissimo. E adesso passiamo alla seconda microsessione. Invito, c'è un folto pubblico all'esterno che sta per entrare. E questa seconda mini sessione è coordinata e curata da Francesca Masi, che conversa con Franco Ferrari. Aspetterei un minuto in modo che... Ah, eccoli qua. Sì, sono lì, ma se possono accomodarsi. Bene, continuiamo con questa seconda sessione che è curata da Francesca Masi, che conversa con Franco Ferrari. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio tutti per essere venuti e sono molto felice di presentarvi Franco Ferrari. Lui è docente di storia della filosofia antica all'Università di Salerno e anche all'Università di Pavia. È un esperto di Platone, di platonismo in generale,
La sua opera più recente è Un profilo critico di Platone, l'introduzione a Platone per il Mulino, ha curato, ha anche partecipato a un grande progetto a cura di Vegetti, di traduzione e commento della Repubblica di Platone, e oggi l'abbiamo invitato a parlare in generale della politica di Platone intesa come terapia. E come diciamo, le altre presentazioni, sarà organizzata in modo come una conversazione tra me e lui, ma saranno anche molto benvenute le domande dal pubblico. Allora, la prima domanda che ti faccio, tenendo conto del titolo di questa iniziativa, Aver cura della cura, è se Platone abbia avuto attenzione per questo tema all'interno dei suoi scritti, cioè si sia occupato del problema della cura, e quindi se la cura abbia o meno uno statuto nella sua epistemologia. Sì, grazie Francesca. Prima di rispondere alla tua domanda, chiedo scusa, ma sono molto imbranato con il spegno. Guarda, me lo puoi spegnere tranquillamente? Sì. Allora, dicevo che volevo ringraziare gli organizzatori di questo evento per avermi coinvolto, mi fa molto piacere essere qui da ospite di una collega con cui ho un rapporto di collaborazione e di amicizia da molti anni, e quindi ringrazio per questo coinvolgimento. Dunque, certamente Platone ha tematizzato il tema della terapia, della cura, da una molteplicità di punti di vista. In primo luogo è come dire, inevitabile fare riferimento alla circostanza dell'impetuoso sviluppo delle tecniche nel corso del V secolo. Rispetto a questo sviluppo impetuoso di un sapere come quello tecnico artigianale, Platone prende posizione ripetutamente nel corso dei dialoghi, naturalmente sul piano della riflessione epistemologica, ma anche, lo vedremo, sul piano dell'utilizzo delle tecniche, e in particolare della medicina, che è una di queste tecniche, in chiave metaforica per la comprensione del fenomeno politico. Dicevo che una delle tecniche che ha conosciuto uno sviluppo più profondo e più impetuoso è indubbiamente la medicina. In realtà è molto difficile comprendere, ricostruire esattamente i termini di questo sviluppo. Esiste una filologia ippocratica molto raffinata che tende a distinguere gli scritti del corpus, tende ad eliminare alcuni degli scritti del corpus ippocratico, come si è costituito. Ma quello che a noi interessa è che per Platone la medicina rappresentò, da un certo momento in poi, un paradigma di un sapere tecnico in possesso dunque di una serie di caratteristiche che definiscono appunto la natura della tecnica. La prima di queste caratteristiche è la delimitazione del campo oggettuale, cioè la medicina, come ogni sapere tecnico, è in grado di ritagliarsi un campo ontico, si potrebbe dire, definito. Il corpo e la salute, quindi salute, corpo, soma e igiene, salute, sono l'ambito oggettuale che la medicina, che la tecnica medica indaga. In secondo luogo, una tecnica, in particolare la medicina, è in grado di produrre, anzi, è in grado di teorizzare un insieme di procedure in qualche misura universali rispetto all'oggetto di cui si occupa. Questa la possibilità di fornire un sistema di procedure è ciò che, secondo Platone, distingue la tecne dalla empiria,
cioè dal sapere, diciamo, empirico, il quale si limita in maniera più o meno stocastica, cioè per congetture, per tentativi, ad utilizzare, come dire, la conoscenza di una certa ripetitività. Viceversa, la tecnica, in particolare la medicina, dispone di un insieme di procedure definito, universale e, questo è particolarmente importante dal punto di vista di Platone, trasmissibile, cioè comunicabile. E quindi c'è una componente di trasmissione del sapere medico che per Platone è, dal punto di vista strettamente epistemologico, strategico e di notevole importanza. Inoltre, la terza caratteristica epistemologica della tecnica medica, ma in questo senso la medicina è paradigmatica di tutte le tecniche, il sapere tecnico è capace di fornire il logon di dona, cioè la giustificazione razionale delle procedure di cui si serve. Questo è ciò che distingue anche in Aristotele la tecnica, cioè tecne kai episteme, dall'empiria, no? Cioè la capacità di individuare la causa per cui le cose sono così. Quindi ha questa componente eziologica che è anche automaticamente universalizzata. Infine, ultima caratteristica della medicina in quanto tecnica, dell'arte medica in quanto tecne, è quella di essere indirizzata, cioè di avere come fine costitutivo il bene del campo ontico a cui si rivolge. Cioè, in questo senso il Gorgia, che è uno dei dialoghi, diciamo, stavo dicendo giovanili, io non amo molto queste distinzioni di carattere cronologico, sono abbastanza insensate nel caso di Platone. Comunque il Gorgia è un grande dialogo consacrato alla definizione dello statuto epistemologico della retorica. Platone, naturalmente attraverso Socrate, argomenta in favore della tesi secondo la quale la retorica non è una tecne, ma è una empiria, appunto, anche perché, oltre a non dispone di procedure universalizzabili, non individua la causa delle proprie azioni, ma soprattutto non è rivolta al bene dell'oggetto a cui si rivolge, cioè l'anima del destinatario, bensì alla edonè, cioè al piacere. Viceversa, la medicina in quanto tecnica è costitutivamente rivolta al bene dell'oggetto, diciamo, a cui si rivolge. Ecco, tutto ciò, per tornare a rispondere in maniera più brachilogica, diciamo, alla tua questione, significa che certamente Platone tematizza il tema della terapeia, della cura, lo fa naturalmente in relazione alla medicina come tecne che si sta affermando, e lo fa producendo una serie di riflessioni di carattere epistemologico che valorizzano lo statuto della medicina come sapere tecnico, cioè universale, definito nel campo ontico, eziologico e finalisticamente rivolto al bene. La seconda questione che ti vorrei porre è questo: tu hai detto giustamente che lui sfrutta a livello metaforico la nozione anche di medicina, cioè comunque lui sfrutta il confronto, se vogliamo, tra filosofia e medicina per studiare, approfondire sia l'ambito antropologico ma anche l'ambito politico. E questo, diciamo, è un po' anche una svolta, no, nel pensiero platonico, e anche un guadagno teorico interessante. Quello che ti chiederei è: in che modo Platone riesce a estendere l'utilizzo, lo sfruttamento di questo paradigma dallo studio dell'ambito antropologico allo studio dell'ambito politico? Certo, anche qui devo fare prima di tutto
riferimento al Gorgia, no? Dove Platone costruisce l'argomentazione. Il Gorgia mette in scena una conversazione tra Socrate e due sofisti, anzi tre sofisti, perché Gorgia viene costantemente evocato, ma due, diciamo, sofisti di scuola gorgiana, cioè Polo e il terribile Callipe, no? Che è una delle figure più interessanti e misteriose dei dialoghi, perché a differenza della stragrande maggioranza dei prosopa, cioè delle maschere messe in scena da Platone, Callipe potrebbe non essere un personaggio, una figura storica. Questo è sub iudice, diciamo. Certamente è una figura comunque molto radicale. Ebbene, cioè, è quindi un partigiano della retorica, della funzione della retorica, addirittura la retorica. Calliche teorizza la legittimità della trasformazione della retorica in vera e propria demagogia, per così dire, no? Ora Socrate si premura di argomentare in favore della distinzione tra, appunto, tecne ed empiria, sulla base dei criteri a cui facevo riferimento, e lo fa sulla base di un'analogia, cioè di un parallelismo molto celebre che percorre larga parte dei dialoghi, che ritorna molto spesso, costituisce, in musica si direbbe, un basso continuo, no? Anche se la formulazione più chiara di questa analogia si incontra appunto nel Gorgia, cioè l'analogia tra il corpo e l'anima e tra i saperi che si riferiscono al corpo e all'anima. Socrate osserva che corpo e anima sono due campi ontici definiti che possono essere trattati, diciamo, o indagati da un punto di vista empirico, da un punto di vista tecnico. Nel caso del corpo, l'attitudine empirica è esattamente costituita dalla culinaria o dalla gastronomia, no? Cioè il gastronomo o il cuoco è colui che tratta il corpo da un punto di vista empirico con l'obiettivo di recare piacere e dov'è. Dall'altra c'è la medicina e la ginnastica, che sono due tecniche di trattamento del corpo, diciamo con caratteristiche aziologiche, che hanno per oggetto non il piacere ma il bene, l'agaton dell'oggetto a cui si rivolgono. C'è naturalmente un esempio molto celebre che forse ha una certa attualità, se mi permetti, nell'attuale situazione nella quale si trova l'Europa. Cioè dice Platone che di fronte, cioè la democrazia ormai trasformatosi in demagogia è molto simile ad una giuria di bambini chiamata a decidere se sia preferibile il pasticcere o il medico. È chiaro che tutti i bambini votano per il pasticcere, diciamo, non rendendosi conto di quello che li attende. Ad ogni modo, l'analogia viene trasferita sul piano dell'anima, e la distinzione che fa Socrate è esattamente quella tra la filosofia e la retorica. Mentre la retorica è finalizzata, cioè si serve di logoi, di discorsi finalizzati solo al piacere di chi li ascolta, e si potrebbe aggiungere ad assecondare i più perversi desideri dell'uditore, in generale dell'uditorio, la filosofia, che qui si divide in diciamo giustizia, cioè la giustizia è il carattere fondamentale nel quale prende corpo in questo caso la filosofia, ha lo scopo di, diciamo, non di assecondare i desideri dell'anima, ma di rendere migliore, diciamo, l'anima del destinatario. Quindi Platone parte dall'utilizzo di questa analogia per interpretare l'intera attività filosofica del suo maestro come una terapeia tes psychis, cioè come una cura dell'anima. Usa sia il termine terapeia sia il termine epimeleia, cioè che appunto indica il curarsi, il prendersi cura dell'anima, con l'obiettivo di renderla migliore. E i dialoghi su
questo punto i cosiddetti dialoghi socratici di Platone sono intessuti di argomenti che ruotano intorno alla natura, alla considerazione della filosofia, o meglio dell'attività di Socrate come un'attività che si focalizza intorno alla cura dell'anima. Naturalmente Platone compie poi metabasis, diciamo così, un passaggio, trasferisce o traspone questo sistema metaforico o analogico dall'anima dell'individuo alla città nel suo complesso, cioè interpreta la stessa attività, lo stesso progetto politico o di rifondazione etico-politica della polis nel quale egli è coinvolto. Naturalmente io penso prima di tutto alla Repubblica, ma non solo alla Repubblica, perché anche nelle leggi e nel politico il quadro da questo punto di vista non cambia. Ebbene, interpreta questo complesso progetto come una terapia rivolta a una città malata, trofusa, si dice, gonfia, addirittura gonfia e infiammata, c'è un costante ricorso alla metafora medica, alla metafora della malattia, per definire la città che Platone ha di fronte, cioè la città, diciamo, di fine V, inizio IV secolo, vista come in preda ad una malattia. Occorre dunque individuare la natura, come si è generata la malattia e quali siano i medici adatti a curare la malattia della città. Ecco, grazie mille, questo mi consente di introdurre un terzo problema, in effetti, perché quello che ti vorrei chiedere è proprio questo, cioè un paradigma comunque medico presuppone l'individuazione, se vogliamo, un paradigma terapeutico, l'individuazione di un male, una diagnosi ed evidentemente una terapia che si può articolare in varie prescrizioni. Allora, una prima domanda su questo punto che ti vorrei fare è: in che modo Platone declina questo paradigma terapeutico all'interno della città, cioè qual è effettivamente la malattia della città e in che modo può essere curata? Certo, vorrei, se mi permetti, per rispondere a questa tua domanda, farei immediatamente riferimento, sarà uno dei pochissimi passi che leggo, ma mi permetterete di farlo, un passo del secondo libro della Repubblica dove Platone fornisce una diagnosi della città malata, addirittura in realtà è una diagnosi eziologica, cioè individua la formazione, la genesi della malattia della città, a partire da una città sana. Devo fare per questo una piccola premessa, cioè nel secondo libro della Repubblica, un libro straordinario, di una bellezza anche letteraria unica, a mio modo di vedere, Platone mette a confronto due modelli alternativi relativi alla genesi della polis, in genere, anzi se preparare meglio dire, relativi alla genesi della polis e ad ogni forma di associazione. Cioè l'interrogativo al quale Socrate e i suoi due partner dialogici, cioè Adimanto e Glaucone, si propongono di fornire una risposta è: perché gli uomini si associano, si dotano di sistemi normativi in grado di garantire, diciamo, una vita in comune. La prima risposta che viene formulata è una risposta che non corrisponde al punto di vista di Platone. In realtà chi la presenta, cioè Glaucone, non ne individua una paternità diretta, ma si tratta di un modello, diciamo, di formazione della città e quindi delle norme di giustizia collegate che rendono possibile la vita associata degli uomini, un modello di tipo sofistico probabilmente, no? Il nome che si fa è quello di Antifonte, ma
che interessa fino a un certo punto. Ora, la risposta che questo modello fornisce è alla domanda perché gli uomini si associano e si dotano di leggi è a causa della paura. Cioè gli uomini sarebbero naturalmente portati a recarsi vicendevolmente in giustizia, pros allelus adikei, a darsi vicendevolmente in giustizia, cioè sarebbero naturalmente portati a manifestare l'istinto che li domina, che è l'istinto della pleonexia, cioè della prevaricazione. Tuttavia, temendo di essere vittima della pleonexia e dell'istinto di sopraffazione degli altri, addivengono ad un accordo, cioè una sorta di ipotesi contrattualistica preobbessiana, e stabiliscono norme di giustizia in grado di difenderli dal rischio di essere vittima dell'ingiustizia altrui. Quindi è la paura di essere vittima dell'ingiustizia altrui che motiva, che orienta gli uomini ad associarsi e a dotarsi di complessi sistemi normativi. La giustizia quindi non sarebbe un bene in sé, ma sarebbe, diciamo, il male minore, per così dire. Gli uomini vorrebbero, potendo, si recherebbero vicendevolmente in giustizia senza subire le conseguenze, ma non potendo farlo, diciamo, addivengono ad un accordo e stipulano questo accordo e via dicendo. Ebbene, la risposta platonica invece a questo interrogativo è alternativa, è molto diversa. Cioè Platone attraverso naturalmente Socrate dice che gli uomini non si riuniscono in società, non formano la polis per paura, ma per bisogno, creia, per bisogno. Cioè si rendono conto che è più performante dal punto di vista, diciamo, della efficienza, rispondere alle necessità fondamentali in forma cooperativa e non in forma individuale. Quindi il calzolaio fabbricherà scarpe non solo per se stesso e per la propria famiglia, ma fabbricherà un surplus di prodotti che poi scambierà con il contadino, con il carpentiere, con il muratore, eccetera, eccetera. Quindi, secondo Platone, la società si forma per bisogno ed è inizialmente, come dire, una organizzazione di tipo economico, prevalentemente economico, funzionale a rispondere, a fornire cioè una risposta alle esigenze primarie degli uomini, le quali esigenze sono vestirsi, abitare e mangiare. Quindi le figure sociali primarie sono quelle del muratore carpentiere, del sarto calzolaio e del contadino naturalmente. Poi si formeranno intorno a queste figure altre figure, per esempio il negoziante al dettaglio, ma sono comunque, ruotano tutte intorno al sistema fondamentale che è quello della risposta cooperativa a delle esigenze, diciamo, di sopravvivenza immediata. Questa è una città sana, dice Platone. Naturalmente è una città che lui non, diciamo, la cui costituzione non condivide in qualche misura, perché in questa società manca un elemento fondamentale perché ci sia giustizia, cioè manca una struttura gerarchica, manca la virtù e via dicendo. E tuttavia, esiste quella che Platone chiama ichnos tes dikaiosynes, cioè una traccia della giustizia. E questa traccia consiste nella divisione naturale del lavoro, cioè nel principio, in quello che diventerà il principio della oikeio pragia, cioè del fare ciascuno le proprie cose. Ripeto, è una traccia, perché manca ancora un sistema gerarchico e via dicendo. Questa città sana, ecco la metafora medica, è una città che ironicamente il suo
interlocutore, cioè Glaucone, chiama una città di maiali, no? Una città di maiali perché è, risponde solo alle esigenze primarie. E ora, sulla base di questa città si assiste per una sorta di processo interno, per così dire, di necessità interna, si assiste ad un'espansione dei bisogni, all'ingresso di bisogni non più necessari, cioè non ci si accontenta di mangiare ma si vuole mangiare bene, non ci si accontenta di vestirsi ma ci si vuole vestire bene, eccetera eccetera, che producono l'insorgenza di altre figure professionali legate al soddisfacimento di questi nuovi bisogni non necessari e che producono il gonfiamento della città. Posso leggere poche righe? Sono nel secondo libro della Repubblica, se mi tolgo questa cosa qua che non serve niente. Scusate. Allora, dice Socrate. Dunque il passo è secondo libro 372 e. Sì. Sia dissi, ho capito. Non cerchiamo a quanto pare soltanto come nasce una città, bensì una città che vive nel lusso, trufusa. E forse non è neanche male, perché osservando anche questa, magari scorgeremo come e quando la giustizia e l'ingiustizia si radicano nella città. Naturalmente il presupposto di tutto questo discorso, che ho dato per scontato, è l'analogia che Platone stabilisce tra microcosmo e macrocosmo. Esiste una struttura analoga, non identica ma analoga, tra l'anima in piccolo e la città in grande. Questo è, per cui, di fronte alla difficoltà di reperire la genesi della giustizia nell'anima, perché è scritta in caratteri troppo piccoli, il discorso si sposta sul piano politico della polis, cioè si ricerca la genesi della giustizia della polis, perché i caratteri sono più vistosi. Ma naturalmente tutto ciò presuppone un'analogia strutturale tra anima e città. Dunque, ora, la vera città mi pare essere quella che abbiamo descritta, per così dire una città sana. Se poi volete, osserveremo anche la città flegmainusa, infiammata. Di nuovo, flegma è metafora medica, una città infiammata. A qualcuno, infatti, non basteranno a quanto pare le cose che si sono dette, né quel regime di vita, ma si dovranno aggiungere letti. Questi prima non dormivano neanche nei letti. Tavole e altre suppellettili, e carni e profumi e incensi ed etere e torte, il tutto in gran varietà. E poi ancora, di quel che prima dicevamo, non bisognerà più dare solo l'indispensabile, case e vestiti e calzature, ma si dovrà inoltre mobilitare la pittura e il ricamo colorato e procurarsi orio, avorio e quant'altro del genere. Non è così? Sì, rispose il suo interlocutore, e dunque bisogna di nuovo ingrandire la città, perché quella sana non è sufficiente. Si deve gonfiare, di nuovo, metafora medica, gonfiarne la mole, riempendola di una moltitudine di cose che compaiono nella città, non più ormai in vista delle esigenze indispensabili, ad esempio tutti quanti i cacciatori e gli imitatori, molti che si occupano di figure e colori, molti altri di musica, i poeti e i loro assistenti, rapsodi, attori, coreuti, impresari e fabbricanti di ogni genere di oggetti, tra gli altri quelli destinati alla cosmetica femminile. Quindi anche l'altra metà del cielo è responsabile, Paola Francesca, del lusso e della malattia. E naturalmente avremo bisogno di un maggiore numero di inservienti, non credi che occorreranno pedagoghi, balie, governanti, camerieri, acconciatrici e ancora cuochi
e macellai. Inoltre avremo bisogno di allevatori di maiali. Questo non c'era nella nostra città, nella nostra prima città, perché non serviva a nulla, ma in questa qui se ne avvertirà il bisogno. Occorrerà anche ogni genere di animali di allevamento, se qualcuno ne vorrà mangiare, eccetera, eccetera. Quindi, oltre a queste figure, attenzione, nascono anche per necessità la figura chiamata a curare i mali prodotti da questa nuova alimentazione, e cioè i medici, perché erano proprio, diciamo, in virtù della formazione di cuochi, macellai, cacciatori, eccetera, 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 eccetera. Quindi abbiamo questo straordinario paradigma della malattia, del gonfiore, del lusso, l'esigenza dei medici, diciamo, no? E poi naturalmente Platone descriverà anche le modalità della cura. Prima di chiudere questa un po' lunga risposta che ho dato, ma diciamo, c'era anche la necessità di leggere Platone, devo tuttavia brevemente menzionare quella che dal punto di vista di Platone è la più terribile dei mali, il più terribile dei mali. Ed è esattamente la natura di questo male che motiva gran parte dei provvedimenti terapeutici a cui lui pensa. E cioè questo male terrificante è la dimensione del privato, la privatezza, la ricerca della ricchezza privata. Questo è il più terribile dei mali, cioè il mio, la ricerca del mio. La ricerca del mio. Grazie. Invece c'è un altro tipo di male su cui ti chiederei di dire qualche parola in più. È che una città, diciamo, che si forma, che si articola, che diventa più complessa, è una città che va governata. E uno dei problemi evidentemente che Platone individua nella città del suo tempo è il rapporto tra governanti e governati, cioè è il potere e la gestione del potere. Quindi ti chiederei anche di approfondire questo aspetto, sì, per quanto riguarda... Sì, naturalmente è un aspetto molto... Scusate, un aspetto molto importante. In realtà, diciamo, la filosofia politica platonica presenta un aspetto vagamente arcaico nel formulare la domanda che per Platone è fondamentale, che tu hai giustamente anticipato, cioè la questione del comando. Il grande filosofo del Novecento, Karl Popper, rimproverò a Platone nel suo celeberrimo libro Open Society and Its Enemies, no? E il maggiore dei nemici della società aperta era proprio Platone, secondo Popper, l'arcaismo della domanda intorno a cui ruota l'intera Repubblica, cioè la domanda chi deve comandare, chi deve governare la città. Poi si può discutere se in che misura sia arcaico, ci sono naturalmente aspetti di arcaismo in questo interrogativo. Ad ogni modo, Platone pone la questione della politica in termini di una questione di subordinazione ad un comando, cioè la prima bossa consiste nel determinare la natura di coloro che sono chiamati a governare la città. Platone risponde a questo interrogativo sulla base di un criterio di carattere, diciamo, epistemologico, cioè in parte anche etico, ma soprattutto epistemologico. Cioè a governare la città sono coloro che sono in possesso di un'anima particolare, cioè di un'anima in cui l'egemonia è esercitata dalla componente razionale e calcolativa, cioè dal cosiddetto logismos. Parte razionale, questa componente viene esercitata soprattutto per mezzo della conoscenza del mondo delle idee, ma questo è un altro discorso. Quindi l'unità e la razionalità della città è garantita dalla circostanza che uno solo sia il comando,
solo negli individui in cui è dominante la componente razionale c'è un comando razionale, c'è un comando universalizzabile, e dunque l'unico modo per governare razionalmente la città è che tutti gli individui si assoggettino al governo della ragione. Laddove la ragione non è in loro stessi, sarà una propaggine esterna e dovranno accettare il governo di altri. Quindi l'interrogazione, diciamo, la risposta platonica al problema del governo è una risposta di carattere, per così dire gerarchico. C'è un passo che suona vagamente inquietante alla fine del nono libro della Repubblica, alle nostre orecchie liberali, diciamo, democratiche e liberali. Cioè Platone, o meglio Socrate, si chiede alla fine di questo libro, 590-591, è proprio la penultima pagina del nono libro, si chiede in che modo potrà comportarsi con giustizia un individuo comune, cioè un individuo in cui la parte dell'anima che esercita, diciamo, l'egemonia è la parte irrazionale dedita ai piaceri, il cosiddetto epitemeticon. E la risposta suona: l'unico modo è quello di farsi schiavo, doulos, dell'individuo migliore, perché in questo modo si farà schiavo della ragione. La ragione non è in lui, ma si dovrà fare schiavo della ragione che si trova fuori di lui, cioè nel filosofo e nel governante, nell'unico forma di governante legittimo. Naturalmente, e chiudo, tutto ciò significa che Platone non considerava il consenso una forma di criterio che legittimi il potere. Non è il consenso, ma è solo il sapere, la conoscenza. Grazie. Per concludere, diciamo, questa nostra conversazione, prima di sentire se dal pubblico ci sono altre domande, proprio collegandomi a quello che hai detto sul finale, ti chiederei proprio questo: cioè il paradigma comunque terapeutico può essere anche interpretato in termini costrittivi, nel momento in cui prevede, dopo la diagnosi, che appunto ci siano delle prescrizioni che qualcuno deve in qualche modo, certo, seguire. Certo. Quali sono i rischi e le implicazioni di un'applicazione del modello di questo tipo, come stavi dicendo alla fine della tua precedente risposta, all'ambito politico? E appunto, se vogliamo, che riflessi ha questo nella attualità della spiegazione platonica? Certo. Dunque, prima di rispondere a questa tua domanda, che naturalmente è una domanda che tocca un nodo, diciamo, scoperto e cruciale della cosiddetta attualità di Platone, io non sono un sostenitore dell'attualità di Platone. Platone è un filosofo immenso, ma noi non dobbiamo, diciamo, la nostra attitudine non deve essere quella di attualizzarlo, perché lui era molto distante dalla nostra sensibilità, ma di apprezzarne l'alterità e la grandezza, anche per mettere in discussione ciò che noi riteniamo naturale dal nostro punto di vista, che probabilmente non lo è affatto. Ma prima di rispondere volevo leggervi un brevissimo passo, che è quello in cui Platone ritorna nel quarto libro della Repubblica, 444, sulla metafora medica, sull'analogia medica, per fornire una risposta al tema che ha, all'interrogativo che ha percorso i primi quattro libri, o meglio i libri 2, 3 e 4, cioè l'interrogativo intorno alla attrattività della giustizia. Perché dovrei comportarmi secondo giustizia? Se l'ingiustizia è più attraente, è molto più attraente essere ingiusti in termini di aspettative di felicità e di benessere individuale, perché dovrei comportarmi invece in maniera virtuosa e giusta? Ecco, la risposta che fornisce Platone alla fine di una lunga discussione richiama, o si appella nuovamente, alla analogia medica. Dice Platone: abbiamo ancora i due oggetti
i due ambiti ontici di riferimento, l'anima e il corpo, quindi la salute del corpo e la giustizia, che è l'equivalente della salute dell'anima, in effetti non differiscono dalle cose sane e morbose. Dunque, quelle stanno al corpo, queste all'anima. In che senso? Nel senso che le cose sane producono la salute, quelle morbose la malattia. E non succede che compiere azioni giuste produce giustizia e ingiuste ingiustizia, è necessario. Ma, e questo è il punto focale, produrre salute significa istituire fra gli elementi del corpo un rapporto reciproco conforme a natura, kataphysin, di comando e sottomissione. Malattia invece è una situazione in cui gli uni esercitano e gli altri subiscono il potere, paraphysin, contro natura. È così. E dal canto suo, produrre giustizia non significa istituire fra le parti dell'anima un rapporto reciproco conforme a natura, di comando e di sottomissione. Ingiustizia invece è una situazione in cui le une esercitano e le altre subiscono il potere contro natura. Cosa qui abbiamo? Abbiamo la equiparazione della giustizia alla salute dell'anima. Dunque l'interrogativo posto all'inizio del secondo libro, perché dovrei comportarmi giustamente, prevede una risposta ovvia e indubbiamente consistente, cioè mi comporto giustamente perché è comunque preferibile un'anima sana rispetto a un'anima malata, perché l'anima sana, cioè un'anima ordinata, mi consente di adempiere in maniera più performante, diciamo, all'ergon, cioè al lavoro, all'attività propria dell'anima. Dal momento che per Platone, come per tutti i filosofi antichi, l'ergon dell'anima, o meglio dell'individuo, perché c'è chi non crede nell'esistenza dell'anima, è la eudaimonia, cioè l'acquisizione di una condizione di benessere, non di felicità, che è una pessima traduzione, di eudaimonia. Ebbene, allora è ovviamente preferibile, cioè è solo una condizione di salute psichica offre le migliori condizioni per l'acquisizione di una condizione di benessere, e quindi la virtù è certamente preferibile al vizio, alla giustizia, all'ingiustizia. Questa risposta viene formulata da Platone, ancora, come dicevo, sulla base del modello medico. Detto questo, e torno alla domanda che tu mi hai posto, ribadendone appunto il carattere naturalmente strategico, che cosa comporta tutto ciò? Cioè, che cosa comporta un'idea terapeutica della politica? Un'idea impositiva, non fondata sul consenso, eccetera, eccetera. Naturalmente comporta, come Popper aveva visto molto bene, la preferenza di una società, tra virgolette, chiusa. O l'idea... un'idea di libertà molto diversa dalla nostra, cioè la libertà non consisterebbe nel fare A piuttosto che B, ma nell'essere nelle condizioni migliori per scegliere ciò che è razionalmente preferibile, cioè scegliere il proprio bene. Sul piano politico, in realtà Platone compie due mosse che sono complementari, se posso dire. Dall'altro, naturalmente, e in questo forse risiede la sua presa di distanza da Socrate, si rende conto che la ragione dal punto di vista politico è troppo debole, non è sufficiente. Lo stesso esito della vita di Socrate, condannato a morte da un tribunale della sua città, testimonia della insufficienza della ragione. La ragione richiede, ha bisogno di un surplus energetico, che dal punto di vista psichico è garantito dal tumoides, cioè dalla componente aggressiva, volitiva, impetuosa dell'anima.
e dal punto di vista politico è garantita dalla forza, dalla via del ceto militare, diciamo così. Tuttavia la via, cioè la forza, non è l'unico strumento. Platone se ne serve sul piano teorico naturalmente, richiama l'importanza e la funzione strategica ed energetica della forza, quindi del dominio. Tuttavia non rinuncia anche alla componente di peito, cioè di persuasione. Molti dialoghi richiamano, anzi talora addirittura non si limitano a richiamare, ma mettono in scena processi di persuasione che hanno anche un valore politico. E basterebbe del resto pensare alla funzione del mito, che è una funzione di persuasione che si applica anche al campo politico. Quindi certamente richiamo alla forza, ma senza del tutto, come dire, rinunciare alla funzione persuasiva, ad esempio, della mitopoiesi. Poi naturalmente, ecco, nessuno si sognerebbe di voler applicare il modello platonico alla società contemporanea. Tuttavia, che cosa Platone, ecco, se volendo rispondere a una domanda che tu non hai formulato perché ti sei giustamente vergognata a formularla, ma che era implicita, che cosa ci può dire oggi Platone con la sua idea terapeutica della politica? Cosa non ci deve dire? Beh, però una cosa ce la dice. Se noi leggiamo le pagine che Platone dedica nell'ottavo e nel nono libro della Repubblica alla genesi della tirannide a partire dalla democrazia, abbiamo i brividi, perché sembra veramente di ricostruire meccanismi non solo politici ma antropologici e psicologici che non solo hanno interessato l'Italia e la Germania negli anni 20 e 30, ma ecco, va bene. Questo ce lo dice, cioè ci mette di fronte ai rischi impliciti in una democrazia che porta con sé i germi della demagogia, e poi naturalmente richiama costantemente l'importanza della competenza, cioè in che misura. Platone ha un'immagine della politica, naturalmente è molto rischiosa questa immagine, Aristotele la critica in maniera molto intelligente. Però io non lo so, pongo in termini aperti e problematici il dilemma. Platone immagina la politica né più né meno come una tecnica. Esattamente come tutte le tecnai, anche la politica viene esercitata da un ristretto gruppo di specialisti. Nessuno si farebbe operare da un medico eletto dalla maggioranza, ma da un medico che ha una competenza, che ha dimostrato una competenza. Ecco, Platone trasferisce in maniera quasi immediata, in realtà c'è una piccola problematizzazione ma sulla quale si potrebbe molto discutere, però indubbiamente lui sembra trasferire in maniera immediata il modello di sapere valido per le tecniche anche alla politica. Dunque dal momento che le tecniche sono il possesso di un sapere tecnico appannaggia un gruppo ristretto di specialisti, questo vale anche per la politica, che non è quindi la competenza richiesta per esercitare la politica non è distribuita come pensava Protagora e in qualche modo anche Aristotele, ma è concentrata. E questo è un interrogativo, però è indubbiamente vero che che i politici non abbiano alcuna competenza, anzi si enfatizzano la mancanza di competenza. Ecco, questo forse richiamo Platone può essere un buon antidoto per rimanere nella metafora medica. Bene, grazie mille, mi piace che finiamo questa conversazione con un dilemma provocazione. Prima di concludere chiederei al pubblico se c'è qualcuno che ha voglia di fare o porre un quesito a Franco Ferrari. Senza intimidirsi. Anzi, sono molto ben accolti, sì. Diciamo.
Francesco. Guardi, in considerazione della mia età e alza della la voce. Periclinante udito, la inviterei o di alzare la voce o venire. Pare che ci sia un microfono. Diciamo, perché... Ok. Buongiorno. Buongiorno. Potrebbe spendere due parole sul problema della città fondata sulla necessità, in particolare sulla stabilità di un sistema politico di questo tipo, contrapposto alla città fondata sul bisogno? E in particolare, in un sistema, quando diciamo la città ormai si è stabilita, ecco, quando la polis si è stabilita, per le persone che vengono dopo e nascono già in un sistema politico funzionante e non hanno il ricordo del bisogno, e quindi non c'è neanche la minaccia del ritorno alla sopraffazione, ecco, come fa una città a rimanere stabile quando il ricordo della pleonexia è ormai passato? Ah, non può rimanere stabile per Platone, le dico anche subito, perché all'inizio dell'ottavo libro Platone formula un principio generale, un assioma generale, pan to gnomenon seiromenon, cioè tutto ciò che nasce o è nella generazione è destinato a corrompersi. Quindi anche a me, se lei quando parla di una polis stabilizzata si riferisce alla Callipolis, cioè alla città perfetta, anche questa polis è inevitabilmente, in quanto è nel divenire, in quanto è un prodotto della storia, quindi è in un processo di divenire, è destinato inevitabilmente a corrompersi. E Platone descrive il processo di corruzione che porta dalla città perfetta, che è quella aristocratica, cioè dalla Callipolis, alla più lontana. Platone dice con un curioso ma anche spiegabile esempio matematico, dice che questa, la città peggiore, che è la Tirannide, è 729 volte lontano dalla città perfetta, cioè dalla Callipolis. C'è una ragione per cui individuo questo numero, ma a noi non interessa. E seppur in maniera ironica, spiega, descrive anche in maniera ironica il processo di, l'inizio del processo di corruzione. È chiaro che è una spiegazione ironica, ci sono stati degli studiosi che si sono spaccati la testa nel tentativo di spiegare in maniera letterale la descrizione di questo processo di corruzione, ma chiaramente è evidente ironia. Platone dice che la causa della corruzione dalla città perfetta al livello appena inferiore, che è la città timocratica, cioè non più fondata sulla sapienza ma fondata sul valore della timè, cioè dell'onore, la causa è gli errati tempi di accoppiamento tra i guardiani, cioè questi, permettete, ma per capirci, non copulano al momento opportuno e quindi la generazione successiva non è così perfetta. È chiaro che è una evidente boutade, il cui significato è quello di mettere in luce l'esposizione alla temporalità e alla genesi, che in sé comporta un rischio di allontanamento dalla perfezione. Tenga presente poi, per rispondere in maniera molto generale a costellazione di riferimenti suoi, che in Platone, io ho parlato di Genesi, e Platone parla di Genesi, sia della città, sia di Genesi della città e di corruzione della stessa città. Però questi due termini non andrebbero interpretati in senso strettamente storico, bensì fenomenologico, cioè, o se vogliamo, logico. Platone vuole descrivere i meccanismi generali che determinano sia l'associazione degli uomini, sia lo sviluppo, la malattia della città
e naturalmente poi indicare la cura. Quindi non c'è storicamente una città primitiva probabilmente, no? Ma Platone conduce un esame di carattere logico-fenomenologico, ecco, più che strettamente storico. Credo di aver risposto, no? Oppure manca qualcosa? No, credo di aver risposto. Altre domande? Cecilia? Ottima domanda. Sì. Guardi, la domanda è molto felice. La risposta è semplice. Platone era sostanzialmente, dal punto di vista antropologico, aveva un'attitudine molto pessimistica, cioè era convinto che sia la natura sia la società convergevano per rendere l'uomo infelice, ingiusto e via dicendo. Tuttavia attribuiva una speranza, a mio modo di vedere un po' eccessiva, ma però la attribuiva, una capacità trasformazione all'educazione. Quindi la risposta è, attribuiva una notevole importanza alla pedagogia, notevole, sia da un punto di vista, diciamo, distributivo, cioè l'idea che in qualche misura una pedagogia diffusa consentisse un parziale miglioramento del genere umano, per così dire, sia una notevole, diciamo, fiducia in una pedagogia iperconcentrata, cioè rivolta alla formazione del personale destinato a governare. E qui naturalmente entra in gioco il cursus molto complesso e articolato delle discipline matematiche, che avrebbero la capacità di fornire una sorta di preludio e di preparazione al canto finale, cioè al canto della dialettica, cioè della filosofia vera e propria. Quindi Platone era, sì, aveva molta fiducia nella pedagogia, pur avendo una concezione pessimistica dell'uomo, ma l'educazione esercita in lui una funzione notevole. Altre domande? Ringrazio molto Franco Ferrari per questa bella grazie a voi. Grazie molte per questo interessantissimo intervento e questa conversazione. Adesso vorrei invitare la successiva curatrice della micro sessione, che è Susanne Franco, con i suoi ospiti Roberto Casarotto e Chiara Casarin.
Quindi lascio la parola a Susanne Franco che si occuperà di questa sessione che si intitola Dancewell. Buongiorno a tutti, sto capendo se aspettavamo un secondo che escono. Questa sessione con due ospiti a me molto cari, Roberto Casarotto che è responsabile dei programmi e dei progetti internazionali per il comune di Bassano e tutti destinati alla promozione della cultura della danza contemporanea e che ha alle spalle una doppia formazione come danzatore e coreografo alla London Contemporary Dance School e anche all'Accademia Isola Danza che è stata la, la cellula da cui è poi germinata la Biennale Danza di Venezia e ha appunto una doppia formazione perché è anche laureato in economia a Ca' Foscari e questo poi vi svelerà qualche segreto del suo invece modo di mettere in pratica una capacità abbastanza rara di appunto pensare e anche gestire progetti a livello internazionale e ha anche alle spalle una lunga attività come curatore di progetti, eventi, site specific di danza sia a livello nazionale che internazionale. Chiara Casarina è la direttrice del Museo di Bassano, è laureata in semiotica dell'arte all'Università di Bologna e poi ha fatto un dottorato tra Venezia e Parigi all'École des Hautes Études. Oltre ad avere questa dimensione internazionale anche lei e oltre a farla direttrice del museo ha alle spalle una attività anche come curatrice. Questo per dirvi che parleremo di cura, la declineremo in due, sostanzialmente lungo due direzioni. La prima è legata a una evidenza sempre più, più forte, ovvero che la danza sta uscendo sempre di più dalle programmazioni dei teatri ed è sempre di più nelle programmazioni dei musei. Vi capiterà sempre più spesso di vedere musei, grandi o piccoli, in centri più o meno grossi, ma con una programmazione legata alle arti visive in cui la danza e le arti performative sono sempre più intessute nella programmazione appunto di tutta l'attività, sia quella educativa, quindi il settore educational dei musei, sia quella proprio degli allestimenti e delle mostre. E torneremo su questo punto. E la seconda invece, la secondo aspetto che cercheremo di vedere più da vicino è questo progetto internazionale che si chiama Dancewell, e che è poi radicato a Bassano e che però è radicato a Bassano dove è ospitato dal Museo di Bassano, quindi è una delle molte possibilità di vedere la danza all'interno di un museo. Che cos'è Dancewell? È una formazione gratuita di danza contemporanea che affianca alla pratica artistica la possibilità di osservare, però non studiare da vicino, ma osservare gli effetti sulla salute. Quindi non è un progetto con una finalità spiccatamente terapeutica, è legata anche a un'equipe di ricerca che naturalmente sostiene, verifica e in qualche modo fa da dialogo, da cassa di risonanza rispetto alle attività svolte, ma non è questo lo scopo di Dancewell principale, perché Dancewell è pensato per far danzare insieme all'interno di un luogo dedicato alla bellezza e all'arte sia i malati di Parkinson sia i loro familiari. Il Parkinson è una malattia, che una patologia che si manifesta già a partire da più o meno verso i 50 anni, è uno dei 40 addirittura, probabilmente stanno anche scendendo i parametri, e che ha in vari gradi, in gradi diversi, e che non ha una vera e propria cura. Quindi Dancewell è nato, e non è l'unico progetto a livello internazionale, ci sono molti altri centri, ha delle peculiarità di cui ci parlerà soprattutto Roberto Casarotto. Il Parkinson è una patologia che porta a una degenerazione progressiva del controllo dei movimenti, dell'equilibrio, del coordinamento e di conseguenza anche di una certa forma del corpo e del modo in cui il paziente vive questo corpo,
del suo rapporto con l'idea di un bel corpo o della bellezza, di come si è percepiti, ma anche dei risvolti psicologici, non solo per gli aspetti depressivi legati alla malattia, ma soprattutto agli sbalzi d'umore, e quindi anche dal punto di vista emotivo è una malattia che ha, una patologia che ha una sintomatologia più o meno evidente. Tutto questo per dire in che direzioni questo progetto è stato pensato per offrire un'alternativa a queste persone. C'è un unico punto introduttivo che mi interessa rispetto alla questione della cura. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime direttive è cambiata, ci ha offerto l'OMS una nuova definizione di disabilità, pensata non tanto come una forma di mancanza, sia disabilità fisica o psicofisica o fisica soltanto, quindi non solo di una forma o manifestazione di mancanza rispetto a una presunta norma, ma alla limitazione alla partecipazione sociale. Questo è cruciale nello sviluppo di un percorso come questo di Dancewell, cioè si è disabili nella misura in cui si è limitati a partecipare alla vita sociale, che è esattamente quella che propone come alternativa Dancewell. Sto stringendo perché siamo un po' in ritardo, quindi volevamo recuperare qualche minuto anche per invece vedere qualche video che vi fa entrare in questo mondo. Non è appunto un approccio, non ha un approccio terapeutico spiccato, ma è semplicemente, quando dico semplicemente è tutto fuorché semplice, serie di principi e obiettivi condivisi da un gruppo di docenti, di formatori che si sono a loro volta formati, e quindi c'è anche un vero e proprio passaggio di testimone da una generazione di formatori alla successiva, e prevede anche il coinvolgimento attivo di artisti di fama internazionale che vengono chiamati ogni anno poi a non solo tenere delle classi, ma letteralmente poi a creare dei pezzi site specific fino a oggi, ovvero nell'ambito della programmazione di Opera Estate Festival e del B-Motion in particolare, quindi la sezione della danza di ricerca sempre a Bassano, ma che coinvolgono in primis questi danzatori che si sono sempre definiti, e questo è anche l'atteggiamento di base, non malati che danzano nell'ambito di un progetto appunto mirato solo per loro, ma di danzatori, e vengono chiamati e definiti danzatori Parkinson Dancers fin dall'inizio. Questo ha un impatto sul progetto notevole, sia da parte di chi lo Il progetto Dancewell è un progetto che avvicina la pratica della danza contemporanea e in generale comunque di tutta la danza alla malattia di Parkinson. Ci sono altri progetti di questo genere, indubbiamente ce ne sono molti in altri luoghi, ma questo progetto che nasce a Bassano ha delle peculiarità che lo rendono, credo, unico nel suo genere. Indubbiamente è una pratica rivolta appunto a chi soffre della malattia di Parkinson, ma è nato volutamente aperto a tutti, e si svolge in quel luogo bellissimo che è il Museo Civico di Bassano. È un progetto gratuito, quindi queste tre caratteristiche fondamentali: dentro a un museo perché è un luogo ricco d'arte, di bellezza e di memoria. Si respira immediatamente una dimensione artistica diversa, mi viene da dire che entra nella pelle. Riteniamo sia fondamentale danzare in un luogo di questo genere, che si contrappone nettamente a una pratica di danza in uno studio di danza o in una palestra o in una sala di riabilitazione fisioterapica. Siamo venuti qui a danza subito. Non ci credevo a questa
questa cosa. E poi sull'insistenza della moglie ha voluto che venissi, ho frequentato anche lei, e lì mi sono accorto che il gruppo è la cosa importante. Io che ero totalmente profano in musica e ritmo, mi sono trovato in una realtà eccezionale in questi termini. Oltre a una funzione terapeutica delle articolazioni, che viene svolta in un ambiente culturale, non in una fredda palestra o in un freddo studio ospedaliero, ecco, ho apprezzato la compagnia e la condivisione degli stessi sintomi con altre persone. Bassano è di fatto un piccolo hub europeo di quella che è la produzione artistica in ambito di danza contemporanea. Gli artisti che sono in residenza a Bassano, che è parte del European Dance House Network, spesso partecipano alle classi che vengono offerte il lunedì e il venerdì mattina al museo. E i danzatori appunto danzano con questi artisti in residenza, entrano in contatto anche umano, ci si conosce, vengono a sapere che in quel momento un artista sta portando avanti la propria ricerca, vengono invitati a partecipare agli sharing che si svolgono, che è una pratica ormai comune della produzione artistica, la condivisione anticipata prima che il lavoro sia finito con il pubblico. E questo ha creato delle competenze nuove nei nostri danzatori, che vengono esposti a dei linguaggi nuovi, che hanno anche elaborato una capacità di analisi critica, una capacità di fornire dei feedback rispetto a quello che vedono, oltre al fatto che sono di fatto diventati un audience per quella che è la programmazione della danza a Bassano. Il passo successivo è stato quello di volersi esporre, credo che sia un mettersi a nudo, mettersi in scena, in quanto danzatori, e l'hanno fatto loro prima che fossimo noi a invitarli a questo, e questo ha fatto sì che assieme all'opportunità che hanno i coreografi in residenza di partecipare alle nostre classi, si sia creato un movimento uno verso l'altro tra i nostri danzatori e i coreografi che erano interessati a creare dei lavori ad hoc per i nostri danzatori. Il progetto è cresciuto e si è disseminato nel territorio circostante Bassano. Da gennaio 2016 ci sono classi regolari Dancewell a Schio presso il Teatro Civico, che è un teatro simbolo della città e veramente ricco d'arte, e si è propagato anche ad Arcugnano presso Villa Margherita, che è un centro di eccellenza per il Parkinson, dove lo staff medico ha letteralmente abbracciato la pratica, vedendola come una pratica prima di tutto artistica, pur con delle potenzialità terapeutiche. Prima di passare la parola a Roberto Casarotto, che ci spiegherà la genesi del progetto e come questo progetto si è trasformato in un processo culturale e un processo artistico, ma soprattutto un processo sociale che ha messo in moto veramente aspetti anche inizialmente nemmeno messi così a fuoco, volevo aggiungere che Dancing Museums è anche il titolo The Democracy of Il progetto Dancewell è un progetto che avvicina la pratica della danza con The Democracy of Beings è un progetto europeo che abbiamo vinto con Ca' Foscari e il Comune di Bassano e altri partner europei. È un progetto di Creative Europe su larga scala, quindi sono 3 anni in cui questa presenza sempre più massiccia della danza all'interno dei musei verrà non solo analizzata, ma si creeranno le famose nuove competenze e una
anche pensare all'audience in modo diverso e pensare di includere altro tipo di pubblico per i musei. Dancewell è dentro questo tessuto e lo sarà anche nel corso di questi 3 anni di ricerca. Roberto Casarotto, che ha ideato questo progetto, e ci spiega un po' come è nato. Sì, io mi definisco un attivista della danza, credo che la danza cambi la vita delle persone, che sia un diritto dell'umanità e che sia l'arte che vi connette di più al corpo e all'umanità. Queste sono le premesse con cui di solito introduco il lavoro che, assieme a tanti artisti, ma soprattutto ai cittadini di un territorio, portiamo avanti per lo sviluppo e la promozione della cultura della danza. Tutto questo è partito nel 2013, quando il Comune di Bassano era partner di un progetto europeo chiamato Act Your Age, legato all'inclusione delle fasce più anziane della nostra società nella pratica della danza. E durante un viaggio in Olanda incontrai un gruppo di danzatori che lavorava con le persone che vivono col morbo di Parkinson. In quel contesto rimasi molto colpito dal fatto che il Parkinson viene definito the lack of motivation disease, quindi una malattia che genera una diminuzione delle motivazioni, un isolamento per le persone che ne sono affette, nel senso che immaginate una persona di 30 anni che comincia a tremare e si deve recare in luoghi pubblici, viene fermata dai vigili per strada perché identificata come ubriaca o affetta da sostanze stupefacenti. Sono tutti esempi che ci fanno pensare a come questa malattia, che è una malattia che non ha una cura in questo momento storico, è neurodegenerativa e crea appunto un disastro da quello che è appunto la partecipazione alla vita sociale. Pensando alla danza contemporanea e a come molto spesso venga percepita come elitaria, come non di facile accesso, ho deciso di prendere la sfida di investigare come appunto la pratica della danza potesse diventare un veicolo per l'inclusione di quella parte di società che magari non entra in contatto. E tutto partì con una serie di iniziative che convogliamo in una settimana di progetto pilota, coinvolgendo delle associazioni di parkinsoniani del territorio, l'ospedale di Bassano e degli esperti che vennero dall'estero a portare la loro esperienza. Vi dico solo che alla prima lezione una persona col Parkinson si dimenticò il bastone nei nostri spazi e tornò a casa a piedi, dimenticandosi che aveva la figlia fuori dai nostri spazi ad attenderlo per accompagnarlo a casa. La danza aveva avuto un impatto così esplosivo in questo signore che ci accorgemmo fin da subito che la comunità che in quel momento partecipava sviluppava la necessità di partecipare, di essere coinvolta e di perpetuare l'esperienza. Ci accorgemmo subito che portare la danza in quel contesto significava creare qualcosa nella vita di queste persone che non poteva avere una scadenza. L'impatto è così forte che pensare di dare un termine a questa pratica, a questa attività, significa forse creare più danni rispetto a non farla. Da questo è nato quello che chiamiamo il processo, ossia l'entrare in una situazione in cui viene condivisa la responsabilità di garantire questa offerta oltre il lungo termine. Quindi pensate, l'organizzazione per cui lavoro è il Comune di Bassano del Grappa, un ente pubblico, l'unico ente pubblico in Italia e in Europa a gestire direttamente un festival multidisciplinare e una casa della danza. Dirette da una direzione artistica indipendente, quindi un caso abbastanza unico, credo, a livello internazionale, in cui ci sono delle complessità e ci sono delle possibilità straordinarie, tra cui il fatto di avere un dialogo diretto con un museo.
In tutto questo è stato fondamentale portare quella che era l'esperienza vista a livello internazionale in un contesto, quello italiano, quello veneto, quello bassanese, in cui poter in qualche modo dare un'identità diversa da quello che avevo percepito appunto all'estero. Pensai innanzitutto a come far riconoscere questa iniziativa come un'iniziativa artistica, e il fatto di collocarla in un museo che è percepito come la casa dell'arte e che in qualche modo legittima o dà un'identità specifica a tutto quello che avviene nei propri spazi, è stata una delle prime scelte. In quel momento storico Chiara Casarini non era ancora la direttrice del museo, e il museo viveva anche una forma di non fruizione, forse i cittadini non lo sentivano come uno spazio invitante e uno spazio in cui poter partecipare attivamente. Quindi questo divenne anche uno dei fattori che mi indussero a pensare di collocare la danza nel museo, oltre al fatto che appunto, come avete visto dalle immagini, è una risorsa straordinaria per quello che è l'ispirazione artistica. Molto spesso i nostri insegnanti prendono spunto dalle opere che sono esposte. L'altro fattore è stato quello di immaginare appunto in un contesto di lungo periodo la possibilità di offrire gratuitamente questa iniziativa, proprio per non far sì che diventasse una pratica solo per un certo gruppo di persone dei nostri abitanti, ma che fosse in qualche modo il più accessibile possibile a tutti, e quindi attivare tutte delle azioni di fundraising e ancora una volta di responsabilizzazione da parte delle parti coinvolte. Il fatto di prendersi cura, to care, è uno dei mantra che ci ripetiamo con lo staff con cui lavoro nel momento in cui andiamo a creare una comunità attraverso un'iniziativa artistica. Questa comunità diventa una risorsa in quanto un gruppo che è partito dal maggio 2013 con 13 partecipanti e oggi coinvolge nell'area vicentina più di 200 persone che vengono regolarmente a danzare. L'iniziativa è partita a Firenze, a Palazzo Strozzi, a metà ottobre, con un gruppo di una trentina di partecipanti, partirà molto presto a Torino e veniamo costantemente approcciati da diverse realtà che vedono in questo un punto di partenza per creare delle iniziative che abbiano un impatto riconoscibile, rilevante e meritevole di attenzione nei territori. Siamo stati ai primi di novembre a Tokyo e a Kanazawa a presentare la nostra esperienza in Giappone, dove in qualche modo verrà contestualizzato e sta partendo una pratica molto simile alla nostra nei musei giapponesi. È un'iniziativa che crea un effetto di empowerment sia per gli insegnanti che vengono coinvolti, che sono portati a vedere i limiti come delle opportunità, e questo per chi di voi pratica la danza capirete che è qualcosa di rivoluzionario. Quando andate in una classe di balletto classico o di studio della tecnica della danza contemporanea, la prima cosa con cui tutti sono confrontati sono i limiti fisici di conoscenza, di esperienza, e quindi ci sono delle modalità pedagogiche che sui limiti costruiscono un certo tipo di percorso didattico. In questo contesto il limite non può che diventare un'opportunità, e gli insegnanti che affrontano una classe arrivano con un'agenda di punti che devono essere presenti nella classe, sono liberi di usare qualunque linguaggio, forma estetica decidano di usare, ma hanno tutta una serie di riferimenti che rendono comune l'approccio e dunque l'impatto per le persone che vivono col Parkinson. Ma sono tutti attrezzati, permettetemi il termine, per poter cambiare nell'arco di qualche secondo completamente la classe, la proposta artistica, nel momento in cui abbiano davanti delle persone che non reagiscono, che non trovano la motivation per restare connesse. Quindi una delle fondamentali necessità appunto è quella di assicurarsi che tutte le persone che sono nella classe siano connesse.
In questo momento a volte abbiamo delle classi che hanno 100 partecipanti, a volte dobbiamo avere due classi in contemporanea nelle sale del museo, e quindi immaginate, no, anche l'impatto. Gli insegnanti non lavorano da soli, hanno di solito degli assistenti, e non entrerò troppo nel merito, ma capite che diventare un insegnante dancewell per un insegnante di danza significa acquisire degli strumenti che altrimenti non avrebbe. Abbiamo scelto di lavorare con degli insegnanti che sono anche degli artisti attivi e quindi tengono sempre un piede sul palcoscenico, e questo ci permette di non scollare la formazione da quella che è la produzione contemporanea, e quindi facilitare sempre di più il dialogo tra quello che accade nelle sale del museo e quello che accade nei palcoscenici del festival, facendo in modo che i nostri danzatori, come diceva Susanna, li chiamiamo tutti così, diventino via via degli appassionati di danza e i migliori ambasciatori per quest'arte nei loro contesti. I numeri del pubblico della danza di Bassano sono, credo, triplicati negli ultimi anni, proprio perché è un'arte che si è radicata nel territorio, proprio perché per tutti è evidente l'impatto che ha nel territorio. Il gruppo non è solo costituito dalle persone col Parkinson e i loro familiari, abbiamo invitato la comunità senior della città agli inizi, ma oggi si nutre anche di intere classi di alcuni istituti delle superiori, delle scuole superiori, con le quali abbiamo un accordo, e dunque la pratica di dancewell per un numero di almeno 20 classi è inserita nel curriculum scolastico degli studenti che arrivano accompagnati da un insegnante. In molti casi non hanno mai avuto un contatto fisico con una persona anziana, a loro volta vivono un empowerment, il fatto di essere invitati a danzare, a non avere nessun riferimento per definire giusto o sbagliato quello che propongono, li mette anche in una situazione in cui diventano più consapevoli della loro individualità, dei loro potenziali e della loro possibilità di esprimersi. È un'iniziativa che abbiamo in qualche modo attivato per i richiedenti asilo. In questo momento storico capite che è anche un tema molto forte nel nostro territorio, e quando parlo di una comunità che diventa una risorsa per l'inclusione, dancewell è diventata una risorsa per includere i tantissimi giovani africani che vivono nel territorio bassanese e che sono entrati piano piano nella pratica della danza. Noi stiamo formando i primi due insegnanti, sono una giovane etiope e un giovane del Gambia, che saranno i primi insegnanti di danza non bianchi della nostra regione. E portano la loro arte, i loro ritmi, i loro suoni, le loro storie, il fatto che la danza per molti di questi artisti è il modo per trasmettere la storia, per trasmettere la cultura, ed è qualcosa che ai nostri danzatori piace molto, coinvolge molto. Abbiamo dei video. Posso far vedere per... C'è poca documentazione video, anche nel rispetto del lavoro che comunque è in un luogo accogliente, di transito, e allo stesso tempo che crea un'atmosfera in cui si è schermati rispetto a certi sguardi, e a una se non nei momenti in cui invece i dancers decidono e partecipano attivamente a performance pubbliche. Però c'è un filmato con una delle forse più danzatrici da più lungo tempo del progetto, e un brevissimo filmato con queste persone di cui vi parlo. Spero che sia... Non sei un disabile. Tu non sei un disabile. Tu sei una persona normalissima. La parola danza non era più fisioterapia, non era più ginnastica apposita per il Parkinson, ti fa sentire bella. Mi ha ridonato il senso di armonia che pensavo io di aver perso. Riusciamo a mettere come a fuoco più i movimenti, anche i movimenti fini che vengono persi col Parkinson. Praticarla tutti i giorni permetterebbe sicuramente di
fa di creare una memoria muscolare positiva. Permette comunque al cervello di andare a pescare la memoria di quel movimento. E quindi è come praticamente prendere una pastiglia di Sinemet per noi. Secondo me qui c'è Dio. In effetti, danzando tra i dipinti di Jacopo da Ponte, ti sembra di essere dentro la Bibbia. Mi rendo conto che tutte queste emozioni messe assieme ti cambiano la qualità di vita. Chiudendo gli occhi posso comunque ripescare alla memoria tutti i quadri che ho attorno, i movimenti. Mi invito alla danza perché è ritrovare quella la libertà proprio, anche se stai male. Vieni qua e poi vai fuori e stai bene. Quindi perché non danzare, voglio dire? Qui non sei un disabile, qui sei una persona normalissima. Aggiungo da storica della danza, la danza che abbiamo in mente, perché funziona così nel nostro immaginario occidentale, è quasi sempre sinonimo di danza accademica, ma anche nella danza moderna e contemporanea l'allenamento più o meno quotidiano e l'esercizio a cui si sottopone un danzatore è vissuto quasi spesso sotto forma di quasi una lotta corpo a corpo con il proprio corpo fisico e con il corpo ideale che bisogna in qualche modo raggiungere per raggiungere i canoni estetici e per riuscire ad eseguire i passi, le posture richiesti da quella tecnica o da quello stile di danza o da quel particolare coreografo, una danza contemporanea, ma che richiede in qualche modo un lavoro sul proprio corpo che deve raggiungere un certo grado di perfezione o considerata tale e di abilità e considerata tale sia dagli artisti che dal pubblico. Qui invece si inverte questo ruolo ed è una lotta corpo a corpo, ma in realtà non per raggiungere un corpo ideale, ma per ritrovare il proprio corpo nella misura in cui si ritrova uno stato di benessere psicofisico, e questo è centrale e ha anche delle ricadute rispetto ai danzatori non affetti da Parkinson che partecipano alle classi e ai danzatori coreografi che danno le classi, che quindi insegnano, perché è un modo di riposizionarsi rispetto ai modelli corporei, ai modelli di movimento e anche alla creatività in ambito coreografico. C'è un brevissimo video, non riconosco da questa fermata. We also invited asylum seekers currently living in Bassano to attend Dancewell classes, and that made a dialogue possible between different cultures and had a really strong impact in the local society and community. We also invited students from the local secondary and high school to come to our classes, again opening to different generations to dance together. And at the moment, Dancewell classes are part of the curriculum and educational program. We also invited asylum seekers currently living in Bassano. Tra le persone, tra le presenze che uno non si aspetterebbe al museo, men che meno per danzare, c'è stato anche un gruppo di suore che hanno danzato insieme ai rifugiati, agli studenti, ai parenti dei parkinsoniani e ovviamente ai parkinsoniani. Questo per dire quanto è inclusivo e quanto lo è proprio perché nemmeno immagina quali sono le altre categorie sociali, fasce generazionali, le persone che possono entrare in relazione con il museo, con la danza, attraverso un dispositivo pensato così, in maniera aperta e molto porosa rispetto al contesto. Do la parola a Chiara, che è un'altra direttrice del museo che io preferirei a questo punto clonare. Penso che in Italia siamo forse arrivati a più semplice pensare alla clonazione delle persone che funzionano nelle istituzioni perché fanno la differenza. Questo museo che sì, inizialmente faceva i conti con dei numeri che registravano una disaffezione forse più dei locali che delle persone che lo mettono nel loro tour italiano, e perché naturalmente
patrimonio artistico che custodisce è di immenso valore, ma il modo di comunicarlo è cambiato anche perché l'ospitalità non solo a Dancewell ma a molti altri progetti che finiscono con l'interagire uno con l'altro e con l'interagire con il pensiero che c'è dietro alla programmazione artistica ma anche al settore educational. Quindi lascio a te introdurre come grazie. Preferisci e rispetto alla tua visione di che cosa significa dirigere un museo, è vicino a Roberto Casarotto. Sono tra due persone straordinarie, quindi mi viene facile essere ispirata in questo momento. Devo dire che ho una visione, Roberto questo lo sa bene, ne abbiamo parlato tante volte ed è anche per questo che siamo molto sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda le attività che condividiamo, perché la visione di museo che c'è sempre stata, che è quella che per facilitare le cose definisco ottocentesca e voi sapete bene a che cosa mi riferisco, non funziona più, non vale più, il museo non è più questo. Il museo ottocentesco come luogo di conservazione, come luogo legittimante, come l'ha definito Roberto, dove si legittima quello che viene svolto dentro un po' a prescindere dalla qualità di quello che viene fatto, non funziona più. Tutte le prescrizioni che ci sono sempre state nei confronti degli ambienti, delle opere all'interno del museo, non toccare, non muoverti, non saltare, non girare attorno, non valgono più. Noi dobbiamo avere oggi, ma non lo dico solo per Bassano, i grandi musei nel mondo e anche i piccoli musei, quelli che hanno gli occhi aperti lo stanno già facendo, noi dobbiamo avere una visione di museo che sia al contrario di esclusiva, deve essere inclusiva, un termine che abbiamo già usato molte volte ma che ha un significato veramente importante, declinabile in moltissimi modi. E quindi quello che è il luogo che è sempre stato il luogo della conservazione, diventa così il luogo della conversazione ed è questa la chiave di lettura dentro alla quale noi mettiamo tutte le attività che si svolgono in museo, non solo le mostre. E per conversare chiaramente non intendo solo il parlare, ma proprio quello di stabilire dei contatti e delle nuove inclusività. Quando sono arrivata a Bassano, Roberto Casarotto mi ha presentato questo progetto che ho trovato straordinario, ha spalancato una porta aperta. È chiaro che dal punto di vista ufficiale, sia io che Roberto, essendo all'interno di una città, di un comune, di un museo civico, ci troviamo di fronte a delle difficoltà spesso complicate da risolvere, il tema della sicurezza, la sicurezza degli ambienti, la sicurezza delle opere, il tema della disponibilità del museo di essere visitato da visitatori che non intendono magari essere distratti da qualcos'altro. Sono comunque delle piccole difficoltà che dobbiamo risolvere, che siamo fermamente intenzionati a risolvere ogni volta che si pongono. E quindi anche trovando dei compromessi che appunto sono quelle sane vie di mezzo tra il voler portare avanti un progetto come Dancewell all'interno delle sale del museo dove ci sono le esposizioni, le collezioni permanenti sempre esposte e nello stesso tempo salvaguardare gli ambienti e le opere, perché chiaramente noi come direttori abbiamo anche l'obbligo di avere la cura del patrimonio esposto. Questo progetto, quello di Dancewell, giusto per collegarmi in senso un po' più generico al termine cura, che è appunto il tema di questo incontro, non è affiancato, non è parallelo, ma interagisce, si integra profondamente con quella che è l'attività dei musei di Bassano del Grappa. Noi ormai già da un paio d'anni abbiamo iniziato tutto un percorso di inclusione di quel pubblico che non ci si aspetta all'interno di un museo, così come le malattie di Parkinson. Stiamo cercando di tradurre tutta l'offerta storico-artistica anche ai non vedenti, ai non udenti, quindi stiamo cercando di produrre dei supporti per la lettura in braille, dei testi che spiegano i percorsi espositivi, abbiamo messo a disposizione del pubblico non udente delle visite guidate in lingua LIS, questo proprio per cercare di non avere nessun tipo di ostacolo, che non è semplicemente l'ostacolo architettonico, quello su cui ci siamo tanto concentrati negli ultimi anni,
L'ostacolo architettonico, alla fine abbiamo visto che non ha quasi nessun valore rispetto a tutti gli altri ostacoli, che purtroppo sono molto più radicati. Mi ricordo un fatto interessante: stavamo facendo la presentazione di un'opera nel Salone Canoviano, dove tra l'altro ci sono diversi monocromi che rappresentano le danzatrici, e questo è un altro legame forse più estetico, più storico-artistico, con i progetti di danza all'interno del museo. Stavamo facendo una presentazione e in quel momento non mi ricordo come si chiama, la pedana che solleva le sedie a rotelle, la pedana, quella che permette alle persone in sedia a rotelle di fare gli scalini, non funzionava, e non è passato un minuto da quando qualcuno ha preso in braccio questa ragazza, l'ha portata su senza nessun problema. Il limite architettonico l'abbiamo risolto anche con un po' di collaborazione, con la voglia di condividere poi il momento della presentazione. Questo per dire che le resistenze sono molto meno fisiche, molto più mentali di quello che possiamo immaginare. E tutto questo quindi rientra nella progettualità del museo. È chiaro che da un lato tendiamo a concentrarci sulla promozione di quello che è il patrimonio permanente, ma i musei di Bassano sono estremamente articolati. Abbiamo delle collezioni che vanno dall'archeologia, passano attraverso gli animali tassidermizzati di una mostra permanente che si chiama Mondo Animale, arriviamo alle collezioni delle incisioni e della grafica. Abbiamo tutta la sezione dedicata alla ceramica, per arrivare poi alla pinacoteca che va dal Medioevo al Novecento, passando attraverso Da Ponte, che avete sentito è molto amato dai danzatori di Dansuel, perché è nel salone da Pontiano dove si svolgono solitamente le lezioni, per appunto arrivare a Canova, Sironi, tutto il patrimonio insomma che i musei devono continuare a proporre. Ed è su questo che ci siamo molto concentrati, sulla valorizzazione del patrimonio così eterogeneo e così anche difficile da valorizzare, perché si passa da una tematica all'altra con una facilità incredibile ad ogni occasione, nel quale innestare tutte queste nuove attività che sono Dansuel e tutto quello che ho appena detto. Quindi non c'è mai niente di calato dall'alto, di pensato semplicemente come ospitato all'interno del museo, ma tutto nasce dalla volontà di valorizzare anche il patrimonio attraverso questi momenti. E devo dire che non è il museo che come luogo, appunto, come sede, come edificio si mette a disposizione dei progetti di danza. Io credo che sia un po' il contrario, è il museo che ne sta traendo grandissimi benefici, anche perché si sente poi inchiostro d'estate i danzatori parlare delle collezioni che magari non avrebbero avuto prima occasione di visitare. E quindi il museo ne ha grandi benefici, proprio perché comunque anche il progetto portato avanti da Roberto Casarotto è su scala internazionale e permette al Museo di Bassano del Grappa di far capire qual è la modalità nella quale si pone nei confronti proprio di questo grande goal che è l'inclusività in tutti i sensi, in tutti i linguaggi artistici. Questo un po' in linea di massima. Viene da chiedersi what's next, che qualcosa sta per succedere, anche perché Roberto poi ci lascerà nel pomeriggio perché andrà anche a Palazzo Strozzi, dove forse vuoi raccontare? Palazzo Strozzi? Ci sono anche i dancer. Sì, è iniziato da metà ottobre una versione di Dansuel toscana che avviene in un contesto molto specifico all'interno dell'esposizione The Cleaner di Marina Abramovic. E in un contesto con delle sale molto piccole in cui ci sono appunto le opere viventi, perché molte delle opere di Marina Abramovic sono realizzate da dei performer e che quindi portano un universo artistico molto particolare rispetto a quello che è il contesto delle sale da Pontiane o delle collezioni canoviane. Immaginate
come un insegnante di danza possa trovare delle chiavi di dialogo con le opere di Marina Abramovic quando si incontra per la prima volta in Toscana con un gruppo di persone che vivono col Parkinson, che vengono a incontrare per la prima volta la danza. Quindi è stata una bellissima sfida e ancora una volta il limite è diventato l'opportunità. Oggi è in corso un convegno di 2 giorni di scienziati che stanno studiando il Parkinson. Non ho detto che in questi anni c'è stata una misurazione seguita da un riabilitatore che si chiama Dottor Volpe, Daniele Volpe, che fa parte della Fresco Foundation, è una fondazione che coinvolge diverse università americane e studiosi che attivano quello che si chiama l'approccio multidisciplinare alla terapia, cioè accanto alla terapia farmacologica prescrivono la riabilitazione classica, ma prescrivono anche la pratica di arte, per cui a noi arrivano a volte dei danzatori con la ricetta medica del dottor Volpe che dice, e dicono letteralmente in dialetto, mega mandà danzar. E quindi e questo chiaramente ci mette in dialogo con le altre discipline, no? Quindi ci mette in dialogo con gli scienziati. C'è un movimento nel nord Europa che si chiama The Art of Medicine, che sta sempre più guardando a come la pratica delle arti possa compensare tutti quei contesti in cui non arriva la medicina, quindi l'arte che si prende cura di qualcosa che la medicina classica nell'approccio occidentale non riesce più a gestire in modo sostenibile. Quindi correrò lì, perché questa sera tutti questi scienziati verranno invitati a vedere la mostra di Marina Abramovic e nell'attraversare le sale troveranno alcuni danzatori impegnati in quello che chiamiamo un task coreografico, ossia per una durata di 2 ore danzeranno non stop con dei temi specifici. Cosa è next? Siamo chiaramente impegnati in questo momento a capire come rispondere a tutte queste manifestazioni di interesse che arrivano e a come far capire alle persone che non vogliamo realizzare un franchising, ma che quello che possiamo fare è condividere l'esperienza che abbiamo, invitando le persone a cercare la massima qualità possibile nella loro offerta, a considerare la sostenibilità quello che è l'impatto che un'iniziativa così ha nella vita delle persone, a non sottovalutare dunque al di là degli incarichi temporali di un singolo soggetto, un direttore, un curatore, eccetera, come un'iniziativa possa avere un impatto molto forte nella vita delle persone. Quindi ad attivare tutti quegli strumenti di cura che vanno oltre anche il proprio orizzonte temporale, no? Professionale, di coinvolgimento in un determinato contesto. Stiamo lavorando molto con dei colleghi stranieri, in particolare si sta aprendo un dialogo con l'Asia. Il Giappone è stato il primo paese che ci ha approcciato, abbiamo accolto una delegazione l'estate scorsa di curatrici museali e di danzatori, e arriverà una delegazione molto più numerosa l'estate prossima. Taiwan e Hong Kong sono i prossimi che ci hanno avvicinato, e prevedo che anche la Corea, perché c'è sempre una specie di corsa che arriva prima. Parallelamente a questo però, come citava Susanne, siamo stati premiati dall'Unione Europea con un progetto che si chiama Dancing Museum, The Democracy of Being, in cui siamo tanti soggetti. Premetto sempre che questo progetto è stato iniziato dalla gente della danza, non dai musei, ma che è stato in realtà poi molto accolto e in questo momento molto valorizzato e valutato da tutto il côté museale. Questo progetto è la continuazione di un primo progetto biennale che mette appunto insieme organizzazioni della danza, università, una fondazione specializzata nello studio dell'impatto e nella formulazione di studi sull'impatto qualitativo delle iniziative culturali, musei, e quindi crea un percorso triennale che va a vedere come un corpo in movimento, un corpo danzante collocato in un museo possa permettere di sviluppare delle forme
diverse di dialogo tra i visitatori e le opere esposte. In sintesi, non ci interessa portare le performance nei musei, questo è qualcosa che già si fa, la cosa che ci interessa fare è vedere come attivare delle strategie nuove perché chi entra in un museo incontri la danza e attraverso la danza trovi delle modalità diverse di connessione col patrimonio esposti. Tenete presente che alcuni dei musei sono molto, molto diversi, abbiamo Artesella che è un museo a 1000 metri di latitudine in un bosco vicino a... Che ha un progetto al suo interno di cura, cioè c'è proprio un progetto sulla cura all'interno di Artesella che ingloba anche la danza. E la natura. E la natura, ma molte altre poi... quello è un luogo da esplorare a chi interessa appunto per lustrare ulteriormente. E in questo progetto metteremo insieme proprio delle equip di direttori dei musei, danzatori, persone responsabili delle organizzazioni della danza, persone che vengono dal mondo dello studio universitario, per cui dei ricercatori, e accanto a noi ci saranno appunto degli esperti capaci di dare il linguaggio che la gente della danza magari non riesce a dare alle proprie pratiche, per sviluppare qualcosa di nuovo. E concludo con una data che è molto vicina, che è sabato sera, prima di chiedere se ci sono altre domande, sabato sera i Parkinson Dancers saranno per la prima volta programmati all'interno di una programmazione teatrale e nel quadro di una maratona intorno a Pina Bausch, di cui ricorre il decennale dalla morte questo inverno, quest'anno, e saranno 3 giorni molto fitti di performance, di spettacoli, di workshop, di incontri con artisti, di 2 mostre fotografiche, cortometraggi, ma la cosa che ci piaceva è che sono stati invitati con uno spettacolo che si intitola L'oro, l'arte di resistere, della coreografa Francesca Foscarini, che è nato come un lavoro site specific in una cappella sconsacrata a Bassano quest'estate e che quando ho visto io curo questa manifestazione sono rimasta folgorata perché pur non avendo assolutamente nulla a che fare in maniera diretta con questa eredità coreutica di Pina Bausch, Francesca Foscarini, né tantomeno i Parkinson Dancers, è uno spettacolo che in qualche modo raccoglie le spore di una memoria indiretta di questa straordinaria danzatrice e coreografa che ha segnato il teatro del XX e del XXI secolo e che è stato con una drammaturgia di Cosimo Lopalco estremamente interessante che parte dalle loro storie e che abbina l'idea del concetto di resistenza nella patologia del Parkinson a quella della città, medaglia d'oro alla resistenza nella storia e quindi con il vissuto delle guerre che ha alle spalle e che ne ha fatto una drammaturgia di una circa mezz'ora, uno spettacolo con tutti i crismi e che verrà appunto presentato al pubblico non perché sono danzatori con il Parkinson ma perché sono danzatori professionisti che si esibiscono all'interno di una manifestazione che tratta delle varie forme di memoria e di incorporazione di un'eredità coreutica come quella così importante di Pina Bausch. Posso anch'io aggiungere una cosa? E poi credo che siamo in ritardo. Il 24 novembre è la giornata nazionale del Parkinson, per cui se volete incontrare la pratica, venire a toccare con mano questa realtà, venite al Museo di Bassano dalle 15 alle 18, ci saranno delle classi, degli interventi performativi, potrete tra tantissime persone che sappiamo verranno incontrare questa esperienza. Vedo qualcuno già con il dito alzato per le domande. Prego. Cecilia, puoi prendere per favore il microfono, altrimenti non si registra. Di fianco alla sedia, alla poltroncina. Perfetto. Altrimenti non si registra quello che dici. Ecco. Sì, vi ringrazio. Prendo la parola essenzialmente per farvi i miei davvero migliori rallegramenti e congratulazioni perché. Intanto per l'emozione che ci avete restituito e poi perché volevo fare una brevissima considerazione dal mio punto di vista, che è il punto di vista della filosofia, della letteratura e dell'etica, perché mi occupo del problema di immaginare vite reali e voi avete realizzato questo progetto come dire, sul discrimine di una ferita, che è una perdita del proprio concetto.
Mi occupo di una filosofa americana che nell'etica contemporanea ha sostenuto l'idea che perdiamo i nostri concetti, cioè perdiamo la vita con i concetti, esattamente come gli affetti di Parkinson perdono la vita con il loro corpo. Allora, vi ringrazio perché le dimensioni in cui si acquista e si estende il concetto di essere umano attraverso questa pratica sono infinite. Anche per chi la osserva, per chi sperimenta la vita che gli affetti di Parkinson vivono e che può essere condivisa, fino a diventare, come dire, l'ispirazione di un'arte, perché quel movimento inafferrabile è qualcosa che possiamo ammirare. Quindi è il superamento del vincolo, appunto, come, o di un patrimonio permanente. Questo è un patrimonio permanente, questo è. E quando si pensa alla difficoltà di immaginare le vite degli altri, qui sì, la filosofia spesso non ha gli strumenti adatti, perché utilizza concetti che sono astratti e che perdono quella concretezza da cui possono invece essere tratti costantemente. E qui abbiamo questa esperienza, cioè proviamo a vivere la vita degli altri e non attraverso l'immaginazione, ma attraverso qualcosa che si condivide. Quindi l'idea che i familiari siano lì e noi siamo sempre pronti a entrare. Per cui davvero, questo è più che una questione, un rallegrarsi vivissimo con questa iniziativa. Grazie alla collega Susanne anche perché ci ha fatto conoscere questa esperienza. Davvero complimenti. Qualcun altro domande? Anch'io sono veramente felicissima di sentire di venire a conoscenza di queste esperienze, grazie mille. Io sono Giulia Garofalo Gemonat, lavoro al dipartimento e la mia è una prospettiva, diciamo, un po' più sociologica, anche al limite di sociologia economica. E infatti vi volevo chiedere, diciamo, anche concretamente, perché così en passant, non mi ricordo più il tuo nome, ma insomma hai detto il nostro progetto, diciamo, molti ci hanno chiesto se volevamo fare un franchising, eccetera, no? Quindi invece dal mio punto di vista mi sembra di capire che questa la potenza di questa iniziativa è anche che mi sembra di aver capito riuscite comunque a mantenere un aspetto pubblico e di condivisione rispetto a, sono certa, un mercato e diciamo una logica del profitto che sicuramente sarà anche molto presente nel vostro lavoro. Volevo farvi questa domanda. Prima di passare la parola a Roberto Casarotto che entrerà proprio nel merito della domanda, volevo aggiungere una cosa. Il concetto di gratuità è stato assunto immediatamente anche da me appena sono arrivata a Bassano del Grappa per i musei, per quanto riguarda quello che riuscivo a fare in quel momento, ovvero rendere i musei accessibili gratuitamente a tutti i residenti. Questo ovviamente ha generato subito il timore da parte dell'amministrazione di un calo di entrate, di ingressi e un aumento di entrate. In realtà è successo l'esatto contrario. Noi abbiamo visto che rendendo gratuito l'accesso alle collezioni permanenti è quasi triplicato il numero di visitatori alle mostre e agli eventi temporanei. Questo ovviamente ha generato un aumento di ingressi e di incassi. E ci sono dei progetti che devono essere gratuiti, non tanto perché poi il risultato che si ottiene sia quello che può interessare dal punto di vista economico, quanto perché rientrano nella progettualità dell'inclusione di cui parlavamo prima. Una buona pratica o un buon progetto si traina il suo finanziamento, sempre. In questo caso loro sono quasi stanchi di vincere progetti europei, ne vincono uno al giorno, sono sempre finanziati. Sono segnalati, ormai credo che siano al 14esimo. 20esimo. Sono i più importanti, i più importanti vincitori di bandi nazionali europei, e quindi un buon progetto deve essere così perché deve rispettare la sua natura di essere rivolto a tutti. E nello stesso tempo, se è un buon progetto, è finanziato in un altro modo. Scusami, adesso. No, grazie, anzi una ottima premessa. Quello che abbiamo riscontrato chiaramente è stato come l'evidenza dell'impatto di questa iniziativa. Voi capite che io lavoro con la danza e molte volte quando mi interfaccio con persone che non conoscono questo mondo vengo accolto con dei sorrisi abbastanza eloquenti.
nel senso che viene molto associata all'effimero, al non rilevante, all'intrattenimento. Quello che vedono quando vedono il video di 5 minuti è il narrare l'impatto di questa pratica nella vita delle persone. Questo ha avuto un impatto molto forte sullo staff della nostra organizzazione, nel senso che se voi andate a Bassano e chiedete a chi lavora negli uffici della nostra organizzazione qual è l'iniziativa che potrebbero salvare nel caso venissero chiuse tutte le possibilità di lavorare, tutti direbbero Dancewell. È un'iniziativa che è percepita dalla governance politica come rilevante, perché vedono come i cittadini rispondono. E dunque, nel momento in cui andiamo ad approcciare dei potenziali sostenitori, abbiamo degli strumenti per far capire cosa vogliamo fare, quali sono gli effetti, no, di un investimento in questa attività, e poi le eco degli impatti che tutto questo può generare. Quindi non è facile, però è più facile rispetto ad altre iniziative trovare dei sostegni. E poi c'è un costante impegno a livello di progettazione europea, nel senso che questa comunità di persone è diventata una risorsa. Cioè, quando abbiamo fatto il progetto sui migranti, abbiamo immediatamente pensato di coinvolgerli con un gruppo esistente. Abbiamo un progetto sul gender, identità. Immaginate, in questo momento storico, un bel tabù. 2 anni fa siamo finiti su tutte le cronache locali perché avevamo vinto 2 progetti europei con la parola gender e con la parola migrant, uno scandalo regionale abbastanza importante, e lì quella comunità ha risposto, quella comunità ha affermato tutto quello che era un'aggressione, se vogliamo, politica, ma mediatica, molto, molto violenta. Non so se ho risposto, però diciamo che il fatto di, appunto, cercare di costruire dei piani oltre il lungo termine, che vanno a reperire fondi privati, europei, nazionali, regionali, locali, è chiaramente parte del lavoro quotidiano della nostra organizzazione. Aggiungo che anche l'università è sempre più coinvolta. Io insegno solo da 3 anni, ma una prima laureanda appassionata adesso alle questioni della cura si è formata e sta concludendo la formazione per essere a sua volta insegnante nell'ambito di Dancewell, e si è riiscritta alla laurea magistrale in scienze sociali per continuare il percorso e mettere insieme queste due componenti, e lavorerà adesso anche ad Artesella. Quindi e come dico a tutti i miei studenti, il lavoro soprattutto con le arti performative non esiste, bisogna inventarselo, e questo fa parte dell'altro modo di entrare con delle progettualità, poi cercare i fondi e realizzare delle opportunità per la danza, ma soprattutto per le persone e le società nuove, che speriamo siano migliori di quella presente. Grazie a tutti. Grazie infinite a Susanne Franco, Roberto Casarotto e Chiara Casarin per questa introduzione fantastica a questo mondo così fortemente interdisciplinare e così fortemente di impatto su diversi sistemi, se vogliamo, quello politico, quello culturale, quello economico, quello della terapia e della cura. Quindi grazie davvero per la presentazione di queste iniziative e di questi processi così importanti. Adesso sospendiamo i lavori, che riprenderanno alle 15:15 con la seconda sessione, quella pomeridiana della giornata odierna. Grazie al pubblico e a più tardi.